Siamo live. Sì, allora, premessa. Io, cioè, tra sta storia del cazzo di salottino che vi siete inventati. Hai visto mia sta, figlia tra, che balla? Tra sta rottura di palle, adesso la puoi far vedere in live, tra sta rottura di palle del salottino che ha già rotto il cazzo, facciamo una puntata al giorno. Oggi devo fare la live su multiplayer, tutto lavoro non pagato. Oltretutto, siccome io posso capire che ci sia una grande voglia di Pianesani nel mondo ed è giusto che venga soddisfatta, Pianesani che va figa, sto pensando di ritirarmi un attimino dalle scene perché è veramente stressante. E è arrivato a Scella Tonante, scusate un secondo. Ciro kebab, mi porti due falafel. La gente due falafel. E anche volevo un kebab, anzi una pita, un pita kebab. Aspetta. No, prima col ferro, quello che taglia. Tieni. Infatti, guarda, cioè, ma che sei scritto con delle penne? Aspetta, hai presente? Ascoltami. Ascoltami, hai presente che è uscita quella roba di cui non abbiamo parlato ieri sera? Della pubblicità. Secondo te Jacopo potrebbe farlo? Cioè, non sarebbe deleterio per il brand? No, perché attira l'attenzione. Dici da dove arriva? Me, chi è morto? Dov'è il cadavere? In metro, alza il braccio e ha l'adesivo. La gente tutta si gira e fa: cos'è questo fetone? E vedono. Non pensi invece che potrebbe fare svenire tutti quanti e quindi nessuno percepisce? No, oppure non sarebbe deleterio per il brand? Perché tu potresti svenire. Però lui di Jacopo. Sarebbe fighissimo. Per non puzzare come te, sarebbe fighissimo la pubblicità di un deodorante. Se vedi questo messaggio e stai male perché non uso Breeze. Ti devo dare a te la No, la gestiscila tu. No, io perché gioco? Non ho voglia di fare niente. Ho capito, ma non ho voglia, non ho proprio voglia di fare niente oggi. Niente. Ma io non posso fare tutto, Alessio. Ascolta, tu appoggia lì intanto. Tanto non mi interessa. Siamo su YouTube, non c'è nessuno. Sono 150 stronzi. Tra un pochino se ne vanno perché sta puntata è una merda. E niente, ho spostato tutto. Ma tanto non la leggo, non so leggere. Allora. Non la leggo. Invece ti volevo dire una cosa interessante che mentre sto per vomitare. Cioè, ma perché non la butti via lontano? Dove la butto? Non lo so, per prima terra, di venire qua nel cestino. C'ha la chewing gum. Alessio, ragazzi, Alessio dà fastidio questa cosa qua. Neanche è fosse un pezzo di merda. Poi c'è un capello attaccato. E ci credo perché ha toccato il coso. Non è che c'avevo in bocca i capelli. C'hai le chewing gum con i peli di cazzo in bocca. Madonna. Cioè, uscirebbe un pelo di cazzo gigante. Senti cazzo questa. Gigante. Mentre vi aspettavo che c'erano tutti i problemi tecnici. Stavo leggendo le news. Ecco qua. Allora, non so se sia vero perché c'è sempre il problema fake news. Però la provincia la provincia pavese, che non so che giornale sia. Sì, ah no, la provincia pensavo pavese. Non sapessi cos'era la provincia pavese. Texas. I ladri col passeggino rubano squalo da acquario fingendosi a un bambino. No, rubano uno squalo, un pesce dall'acquario col passeggino. Fingendosi un bambino? Facendo fingere che lo squalo fosse un bambino. C'è anche il video. Io, ragazzi, cercate questa cosa. A parte quanto era grande sto squalo, uno squalino microscopico. Penso che non fosse uno squalo bianco. Ma che bel bambino! Lo squalo martello! Però è incredibile. Ma non muore soffocato lo squalo. E infatti è incredibile, ma però magari un pochino boccheggia, però ce la fai a portare come i pesci spiaggiati alla fine. Ce la fai a salvarli, a ributtarli in acqua prima che crepino. Mi sembra una cazzata. Sembra chiaramente una fake news. Però se avessimo una regia pronta, cercherebbe immediatamente il contributo. Non ha neanche gli auricolari. Scusami, Jacopo. Puoi mandare live la news? Texas, i ladri col passeggino rubano squalo d'acquario fingendosi a un bambino. Ha detto andate di andare a fanculo. Guarda, sembra altro che dici fingendosi un bambino. Non fingendo sia un bambino. Ma non parli bene. Non so cosa stia succedendo, spero che vediate. Vedete lo squalo dentro il passeggino? Allora, beh, comunque cercatela, poi fateci sapere che roba è. E che succede? Li fermano, Era chiaramente un pupazzetto, problemi tecnici con Giulio, su Repubblica c'è in home page. Scusate, perché non leggo giornali minori. Ma mi dici... Che cosa? Ma, cioè, li beccano alla fine, cosa succede alla fine? Scusami, ci hanno fatto un articolo. Non credo che... potrebbero essere scappati. Magari ci sono le registrazioni, che vuol dire? Non hai detto una cazzata. Lo ammetto, le poche volte che dico una stronzata... Questo se l'è messo in tasca, non si capisce.
c'è della gente che se ne va. Quindi ci sono riusciti perché se ne vanno. No, perché poi adesso è ancora lì, succede qualcosa. Non lo so. Sarebbe da leggere. Hanno estratto lo squalo dalla vascola, l'hanno avvolto in una coperta e posato in un passeggino. Poi si sono diretti verso l'uscita. Ecco che se ne vanno. E comunque sconvolgente, poi mi chiedo, cioè, con tutte le robe che puoi rubare, vai a rubare uno squalo in un Beh, acquario? perché no? Se sei un figlio, lo squalo non lo puoi comprare. Perché Ok, non è una sì, specie è di cui non puoi sicuramente una comprare. roba Magari a difficile, qualche però. russo di quelli che gli piace avere il puma, Salutiamo tutti i russi a casa che comprano che hanno animali il di puma, contrabbando. l'orso e voleva averci anche uno squalo. Non la vedo Allora, così altra impossibile. cosa invece, prima di cominciare, Mojoli giustamente faceva notare che sul sito della ruina, che si chiama... Perché hai spinto? Perché tanto sto recuperando, ti ricordi che non avevamo finito la storia, quindi sto ritornando ai No, punti della l'avevamo storia. finita. No, non eravamo arrivati fino alla fine. Ma è impossibile che E non te lo fossimo arrivati garantisco fino a... che è E così al perché 100%. l'avevamo bloccata? Perché era troppo tardi e dovevamo andare. Dove dovevamo Non me andare? lo ricordo Alessio, ma non siamo arrivati fino alla Scusate, mi fine. confermate ragazzi che non l'avevamo finito? Ah, lo squalo in Texas, è già una roba famosa. Allora, mi fai parlare? A parte che stai parlando solo te da quando abbiamo Sì, però non iniziato, voglio che tu distrai quindi il cosa dici? Mi pubblico. fai parlare? Allora, mi devi aiutare. Sul sito di La Ruina, che si chiama Pua, Pua? Pickup Artist, Sì, mo mi ricordo. Pua, sei in direttamente realtà, Pua. non lo sapevo io, non so se tu lo sapessi. Non so se tu lo sappia. No, allora non mi dare consigli sui congiuntivi, per cortesia, condizionali e robe varie. Ti prego di smetterla. Ok, scusami, mi finisco. Ho fatto l'open air del finanziamento. Pare che lui abbia anche una società in cui insegna pickup No, art, lui pickup art. nasce Come pickup come pickup artist, artist che che fonda sì. una E fa il società. videogioco. Dopo ha fatto anche il videogioco. Mojoli ci manda il numero di telefono. Io Sì, vorrei provare a ma chiamare. adesso durante? Adesso, durante, quando lo vuoi fare. Sì, ma se tu io la faccio come il culo di Umberto non ce l'ho, Ci quindi se provo vuoi io, ci provo io. te Infatti ci la vorrebbe faccio. la faccia come il culo di Umberto. Se mi devi mettere viva voce Me però, lo eh? metto il viva No, voce. non l'hai messo. Poi che gli dici? Chiedi se possiamo incontrarci Scusami, in ma chat ho da Colonia. bisogno di sapere a chi è intestato questo numero, cosa gli dico? Salve! Vorrei parlare con Richard. Ma no, io non voglio parlare con Richard, io voglio sapere informazioni sui corsi. Ah, allora chiedi, potrebbe voler avere Ma informazioni sui però, cioè corsi. dici che lei risponde, dice... No. A parte che non risponde nessuno. Ciao, sono Massimiliano e il customer service di Pua Training è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Se trovate il telefono occupato oppure mi chiamate fuori da questa fascia oraria, scrivetemi pure un messaggio su WhatsApp o un SMS e io provvederò a ricontattarvi. Grazie. Quindi Come ha è detto che si chiama lui? Massimo Massimiliano. Quindi è in pratica è tipo il referente italiano di Richard. Sì, lo chiamo subito, cioè gli mando subito il messaggio. Che gli dici? Ciao Richard. No, ma come si chiama? Massimo Massimiliano. Ciao Massi. No, ma che è tuo fratello? Vabbè, ma No, che... Massimo, si chiama Massimo, ha Sei detto. Sì, sicuro? sì, sì, Ragazzi, sì. ci confermate che si chiamasse Sì, Massimo? sì, sì. Allora, non mi ricordo da cacchio era il numero qua. Qua Come ti ho detto avere il numero? era il numero. Che stai facendo? Lo stai richiamando di nuovo? Ma non so se hai il telefono, eh? Come faccio a mandargli un messaggio? In che senso? Tu devi aggiungere i contatti? Eccolo, guarda. No, non lo voglio aggiungere ai contatti, voglio solo mandargli un Non penso messaggio. tu possa senza Sì, aggiungere i perché guarda. contatti. Non credo tu possa senza aggiungere i contatti. Massimiliano, dicono che si chiama. Stai continuando a chiamarlo, Alessio? Scusate, Non devi ragazzi. aggiungere i contatti, Ale. Posso andare avanti col gioco intanto? Vai avanti col gioco. You want to allow. Queste me le ricordo. Allora, cosa direi mentre ti unisci, ti Comunque si unisci a chiama loro? Massimiliano, mi conferma Massimiliano, ho adesso detto, sì. Mojoli. Hai detto Massimo Poi ti ho detto 36 dopo volte! Massimiliano quando Perché l'hanno tutti, quando scritto. tutti hanno scritto Massimiliano. Allora, ehi amico, allora che sono seduto vicino, vedo che viene incontrato. Se fingi di Come lo chiamo vomitarle. Massimiliano La Rua? La Ruina? Perché lo devi What an chiamare? Stai amazing continuando a party. chiamarlo, Alessio? Yeah, Cioè, ma forse mi sta veramente? chiamando No. lui. No. Hey girls, I'm so sorry. Is he Pronto? Pronto? Buongiorno Massimiliano, perdonami il disturbo, ho provato a chiamare, ho sentito il messaggio. È la pickup artist di La Ruina, la sede italiana? Sì, mi dica, lei chi è? Io sono Alessio Pianesani, faccio stream su Twitch, generalmente per compensare il mio insuccesso con le donne. E volevo sapere se c'era la possibilità, in qualche modo, volevo essere informato sui corsi e se li teneva La Ruina in persona, perché credo che di non essere pronto solo per il metodo, ma preferirei avere diretto contatto con il maestro.
Allora, no, la rovina in persona non li fa i corsi perché la rovina comunque vive fondamentalmente alle Maldive, in Inghilterra, quindi comunque non è in Italia. Però viene in Italia anche il mese scorso, mi pare fosse in Italia perché lo seguo abbastanza. Però comunque non per i corsi. Io ti posso richiamare se vuoi alle 18, dovresti un attimo scrivermi, anzi dopo le 17, mi devi scrivere un attimo via WhatsApp il tuo nome e cognome e come ci hai conosciuti, così ti tengo Ah, informato su tutti i guarda, corsi ma che facciamo e quelli che sono in noi, partenza. fra le altre cose, come ti ripeto, siamo streamer, quindi io mi preoccupo di fare streaming di videogiochi, quindi l'ho conosciuto tramite Super Seducer e mi ha entusiasmato il metodo La Ruina. Ok, ti devo un attimo interrompere perché ho detto sono un attimo al lavoro adesso. Se Ah, mi scrivi perché fai nome e un altro cognome, ti lavoro, non è richiamo. sufficiente Sì, quello? sono un consulente del Pipo Training, quindi adesso sono un attimo impegnato con un cliente. Se mi Ok. scrivi nome e cognome, ti richiamo alle 17. Va bene, dopo ti mando un messaggio. Eventualmente ci Ok, ti risentiamo. ringrazio. Ciao, Sì, buona ciao. giornata. Salutami, cliente. Tra l'altro, sei stato insistente che è passato dalle 18 alle 17, Fra un po' ci arrivavo al eh? Fra un coso. po' ti richiamo E mo'. poi vorrei dire il disgusto che avevo mentre facevo la telefonata e tu giocavi con quella pallina di merda che ti Piena di sei messo in capelli, bocca. hai Mi viene da visto? vomitare, io non la faccio. Non la faccio, non la faccio. Devi Vieni. buttarlo via, buttalo via, buttalo via. Buttalo via, allontanalo in un cestino lo devi buttare. In un cestino. Guarda, Me ne vado, me ne fatti vado, me ne impallare il vado, gioco, me ne guarda. vado, me ne vado, me ne vado, te lo dico. This is funny, but Ora butti ah, via o me ne vado? ho sbagliato l'avvicinamento. Non è un Maybe problema, Steph però needs to buttalo via. sbagliare di nuovo Girl, l'avvicinamento so. It's a little bit immature, not very cool. And actually, the nicer you are to each other, the more complimentary you are, the better you Però make each ragazzi, io other. non lo so se lo becco, Versus love. Massimiliano. Quindi. Se no, 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 non so se gli mando un messaggio perché la cosa fa ridere in live. Sì, ma Questo qua io mi richiama, voglio. non è che faccio il corso, Io non è che volevo. posso Però io volevo registrare. vedere Richard a Colonia. Però lui, non, da quello che ho capito, neanche lo conosce e fa un secondo lavoro. Ti ha Would detto you like to che do anything? è, No, non era con fa un un secondo cliente lavoro. e ti ha detto che un cliente in Fa il realtà consulente era lui. là che faceva canistracci oil, era là con la Riva Larrotino, sicuro. È uno alla canna del gas, si Cos'è capiva chiaramente. canistracci oil? Canistracci oil erano le azioni in cui Renato Pozzetto investì nel film La Non è. Casa Stregata. Hai una conoscenza che è veramente Sono un fan di sconvolgente, eh? Pozzetto, sono un fan di Pozzetto. Alessio è esaltato dalla sua telefonata. Alessio, preferiresti quella gomma o tirare un'annusata lascella di yak? Stiamo parlando di due che, ecco, la sua gomma con l'odore della lascella di yak potrebbe essere un Essere mix, una bomba nucleare. cioè, è tipo la mia criptonite. Comunque, non c'è nessuno. Scusate, ragazzi, io non faccio live per 200 persone. Potete per cortesia chiamare degli amici? Perché io mi sento, cioè, aprite due o tre sessioni del browser. Io O del veramente. browser. Del browser. Browser. Non so, non sai Browser. parlare. Perché, ragazzi, Ok, io questo l'avevamo mi imbarazza fatta. fare le live per 200 Ok. persone. Non sono abituato. Se non che è il target del salottino, ha il Allora. target alto. Però capiamo che il salottino non va incontro alle vostre facoltà mentali. Le Vediamo se era questa. famose Maldive in Ma Inghilterra. infatti, non ho capito, ha detto viva le Ma Maldive in no, perché Inghilterra. vivrà alle Maldive e in Inghilterra. No, Cioè, secondo me ha detto alle sì. Maldive tipo provincia di Inghilterra. Pensa che vita, lui vive, pensa Alessio. Lui scopa. Ascolta. Comunque abbiamo bisogno di chiamarlo, Richard. Scopa. Scopa tanto. Ma però è sposato, secondo me non scopa più tanto. Cioè, a meno che non Magari so se. scopa con quella della Magari è moglie. fedele, perché alla fine tipo Rocco Siffredi è abbastanza tollerato, sono una coppia Ma non è relativamente fedele aperta. però, Rocco si crede. Siffredi, infatti ho detto, magari in quell'ambito lì, Ah. se ti vai con La Ruina e te lo sposi, sai che comunque due colpi di minchia Scopa. in giro li deve dare. Ah, cioè dice accetti a priori quella roba Ci lì? potrebbe Cioè, tipo, se stare. tu ti sposassi con una pornostar, accetteresti il fatto che lei tutti i giorni va a lavoro a scopa E con minchia, la capornostar. Quindi tu sposeresti una pornostar? No, no, io sposerei una ragazza che mi piace, se fa la pornostar, sti cazzi. Ti ho fatto una domanda, però non è Sì, complessa. Ah. senza problemi Quindi non ti proprio. pega nessun problema. Se lei la No, io, mattina tu lo va, si sai fa che io no, riempire non so, e io non ritorna sono la sera. geloso Magari in dice: Non nessun c'ho voglia modo. di fare sesso con te perché già ho preso 15 cazzi oggi. Ma Scusa, no, ma voglio capire. Spiegami, cioè. calcolando che non sono un sessuomane, probabilmente non richiederai nemmeno. Oh, ti prego, vai stesso lì, dici, guarda, sono un po' stanca. Io direi, ok, non c'è problema. Quando tu. La Perché sera non esiste un classica. momento. Ascolta, la No. classica sera. Aspetta, sei al nostro anniversario. Aspetta, Mi no. viene, torna a casa, gli ho preparato la cena. No, no, E mi più fa, ho semplice. pigliato 15 cazzi, devo andare a letto. Aspetta, Ma più semplice, più sicuramente semplice. metterei un po' È in più crisi il semplice. rapporto. Classico vita familiare, quella, la cosa più bella. Ritorni a casa la sera, rientri alle 7, 7 e mezza. Io a casa? Sì, fa, lei, magari anche lei fa le tue cose. Vestita Dopodiché da ti. pornostar, No, lei? no, In normale, te non ti interessa. pigiama?
No, normale, normale, non c'è fra pornostar e pigiama, normale. Flanella. Allora, stai lì, stai seduto, hai preparato la scena, ti metti seduto, in TV non c'è nulla di interessante, su Siamo Netflix sul divano, reale. Allora? No, state a cena. E perché lei mi fa, non guarda la televisione mentre sono infatti a tavola. Ho detto non c'è niente interessante e lei tu mi fa madonna oggi ci ho avuto sta cosa mentre facevo il l'ennesimo banner mi ha rotto le scatole l'ennesimo? Simone banner tu racconti oggi mentre facevo l'ennesimo banner un altro lei vuole stare qua là e le fai banner. tu invece che hai fatto oggi al lavoro e lei fa guarda ma non c'avevo due negri mi tiravano al culo contemporaneamente quello gli ho dovuto fare un pompino ci ha messo 40 minuti a venire e mentre me lo dice fa perché mi fa male le chiappe. No, spiegami, ti andrebbe bene? Ma io non ho problemi, se è il suo lavoro, scusami, se io torno a casa stanco perché ho fatto i banner e lei è stanca perché ha fatto sesso con due superdotati di colore... Non ti dichiara nessun problema. No, non mi darebbe nessun fastidio, ma perché? Perché io non credo nell'esclusività a livello fisico. Mi dispiacerebbe se si innamorasse di uno di questi, perché comunque... Ma è solo sesso però quello. Ma non si sa mai, diciamo che è una barriera che... Salta presto, non so, siccome non sono un porno attore, non so se addirittura viene sdoganato talmente tanto il sesso che non ha più, non perde completamente il valore di intimità che gli do io, che è comunque una barriera oltre. Però non avrei nessun tipo di problema. Cosa dicono? Non so, non sto leggendo. Dicono che hai detto negri, tanto per capire. No, ho detto di colore. No, ha detto negri. Hai detto anche sporchi negri, tu hai detto, sì. Se ho sentito chiaramente. Si può... No, niente. E niente, io non sarei geloso se lei tornasse a casa, fosse stanca, ovviamente le chiederei, cioè, ripeto, se fosse l'anniversario... Tu parleresti tutti i giorni di lavoro con lei? O era a quel punto, cioè, aspetta. Sorvoleresti sul fatto che aspetta. Fa la pornostar? Aspetta, aspetta, no, o... no, no, perché... No, chiacchiereresti? No, oggi è... che ti sei fatta? Non è quello. Come cioè, ti hanno messo? Ascolta, se io torno a casa tutti i giorni e gli dico, e ho fatto il banner di Assassin's Creed, ho fatto il banner di Cyberpunk, ho fatto il banner di quello, rompo il cazzo, perché torni a casa e parli di... Fammi finire. Torni a casa e parli di lavoro quando ci sono dei gradini, degli scarti importanti dalla routine. Quindi lei è... Cioè, sono riuscito a fare la doppia penetrazione anale. Esatto. Oggi è argomento del giorno. C'è un achievement che comunque nella sua carriera può essere un salto di qualità. Ovviamente preferirei che mi parlasse del ho fatto il contratto con la casa di produzione, esatto, e piuttosto per che la doppia penetrazione piuttosto anale. Che ho battuto il mio record dei cazzi della singola giornata. Esatto. Okay. Però tutto è tollerabile, okay. Non avrei nessun problema. E scusami, è molto bello perché secondo me noi con questa live apriamo per la prima volta le live su YouTube e chiudiamo e per automaticamente le live su YouTube. Vincenzo ci ha dato l'ok per fare su YouTube, esatto, quindi lo perdiamo. Salutiamo Twitch che non ci supporta in nessun modo. E qualcuno ha scoperto, ragazzi, che cos'è successo a Twitch o siamo soltanto noi ad avere problemi? Perché qualche live l'abbiamo vista online anche in italiano. Sì, qualcuno c'era. Ma per noi era impossibile collegarci a qualsiasi server. Allora, siamo arrivati in uno step importante. Ti ricordi la storia? Noi facevamo da palla, da spalla a quello famoso... Da palla. Quello famoso brutto... Sì, me lo ricordo. Ah, allora, sono riuscito, siccome mi ricordavo quelle sbagliate, sono riuscito a azzeccarle quasi tutte. Cioè, hai fatto dei mezzi, però. Sì, ho fatto un mezzo un solo. Un mezzo solo. Però siamo arrivati a un momento di twist importante, cioè lei sta dimostrando interesse a spalla. L'ultima cosa, poi giochiamo, ok? Voglio chiedervi, ragazzi, siccome io mi sono un po' rotto le palle di fare Super Seduce... Lo volevo finire, perché oggi potevamo finire. No, perché ce ne sono ancora. Due. Non ce la facciamo. Volevo chiedervi, ragazzi, se vi andava. Ho proposto a Pierpaolo di fare. Come cazzo si chiama il giochino? Il platform con la melanzana? Rayman Legends. Ah, sì. Tipo, 3 mesi fa me l'hai proposto e già l'avevo rimosso. Scusami se sei andato in vacanza e non ti sei più fatto vedere. Non facciamo un gameplay da un anno. Sì. E se vi potessi andare di vedere Rayman Legends, facciamo una run 100% complete. In modo da rendersi, come penso... Quindi rimaniamo sullo stesso livello, per il suo primo livello, per tutte le... Ma no, io penso... Allora, mi hanno detto che ha una curva molto più dolce sulla progressione della difficoltà rispetto, per esempio, a Bonga Bonga. E comunque rimane che è troppo facile... Sì, troppo semplice. Aspetta, è troppo facile... Per andare avanti e basta. Sì. Ma il complete 100% comunque. Non ci ho mai provato, immagino complesso. Sia abbastanza complesso, ma non per difficoltà, per trovarli il problema. Legends. Sì. Infatti, vedi, tu non ce la farai mai. Però dobbiamo riprendere Mothered. In tantissimi ci hanno scritto di continuare le Mothered. Io farei anche un torneo di Prato Fiorito piuttosto che vedere questo. Ma perché io voglio, cioè, ci sono i due personaggetti, c'è cioè la melanzana piccola col ciuffetto che penso fa lui. Super ci sono io che posso fare la cosa blu, come si chiama? Secondo me i platform non vanno bene, servono giochi alla Cuphead che è un platform. Mi piace darti questa brutta notizia. Beh, Alberto. Più shooter che platform? No, è un platform. Per le parti difficili erano le parti platform. Rientra però un platform. Sì, cioè, platform. Anche per un me, platform. Anche un platform con una componente shooter molto importante. Una componente shooter map è molto importante.
molto importante. Però cioè, perché platform... per te è più uno shoot 'em up alla... c'ha la cosa, la Galaga? No, però c'è quella componente lì. Però per me pensa a un platform, per me comunque, rientra come platform. Ale chiama la Nappi, infatti... Comunque, allora, siccome ho finito, poi parli la chat, ascoltami. Ma Overcooked, adesso partite sempre per la tangente, ascoltami. Lei ha dimostrato un minimo di interesse. Cosa diciamo? Siamo freddi e diciamo che abbiamo una ragazza? Diciamo che abbiamo una ragazza ma che posso fare comunque sesso? Diciamo che giochiamo con lei come se ci piacesse davvero. Allora... dobbiamo fare da spalla al nostro amico. Appunto, quindi abbiamo un target. Intanto è, mi ribadisci al 100% che è la bionda che è il... lui vuole scovarsi la bionda. La bionda. Quindi noi dobbiamo decidere che cosa fare con la mora. Sì. E noi... non è detto che abbiamo una ragazza. Certo, sì, Fred di che è una ragazza vuol dire che la verità... cioè, due la, su ruina, tre... la ruina è una menzogna evidente. No, però il 2 su 3 è una ragazza. Perché sì, Freddo che è una ragazza, dille che è la ragazza, gioca con lei come se ti piacesse davvero, che vuol dire che in verità è una ragazza. Allora, io ti dico, per due cose, come direbbe la ruina, ogni lasciata è persa. Ah, quindi comunque vai per... gioca con lei. Sì, e in ogni caso la distrae in modo che loro due possono continuare a parlare. Vediamo. Se tu interrompi. Belle le tende intorno. Sì, sì. I grandi set della ruina. È bello sentirlo. Sei un pochino timida. Ho ragione. Punto interrogativo. Ho ragione. È bello, mi piacciono le ragazze. Timide, sono delle brave ragazze. Cos'è che dicono? Sono sempre e più timide. Che non si sa che significa. Le più timide rappresentano il danno. Beh, forse è vero. Cos'è sta stronzata? Vero di te. Forse. Ok. Mamma mia. Questo veramente è il dialogo. Ormai io. Sì, ma è il dialogo della droga. Sì, però io ho la ruina dentro. Ciao, comunque non mi piace così tanta barba. È molto più bello sbarbato. Io ho la ruina dentro. Sei d'accordo? Che sta a fare cosa? Wow. No. Non era Matthew McConaughey? Ma non era King Kong con Dragon Ball, sta a fare un incrocio fra King Kong e Vegeta. Allora, lasciamo... non lo faceva così, lo fai male. Lascia che le ragazze restino... facciamo allontanare lei dall'amica. Lascia che le ragazze restino una di fianco all'altra, fa allontanare dall'amica spostando di fronte a lei dall'altro lato. Spiegami la dinamica geometrica. Falla allontanare dall'amica spostandoti di fronte a lei... cioè, quindi interrompendo l'unione delle due? Di fronte a lei chi, secondo te? Lei, no, la mora o... nel senso, comunque lui, secondo me, si mette in mezzo fra le due. Lo scopo è separare... visivamente. Divide e timpera. Allora li dividiamo e timperiamo? Non lo so, perché secondo me comunque... chi diceva divide e impera? Non so esattamente quale, però era un detto romano. Chi? Lo diceva? Cesare? Secondo me Carlo Magno. No. Carlo Magno non è neanche il prato romano. No, quello dopo, come cazzo si chiama? Non lo so. Cesare, dopo Cesare. Non lo so. Scusate ragazzi, l'ignoranza in storia. Potete controllare divide et impera di chi era? E soprattutto divide et impera. Divide et impera. Divide, lo dici malissimo. Divide et impera. No, cioè, ma dici divide et tempera. Ma no, che dici... perché io parlo latino come parlo italiano, cioè male. No, tu invece devi scandire come ma se ma sembra che dici divide et tempera. No, divide et impera. Vabbè. Vediamo chi c'è. Comunque non è Cesare, secondo me. Attribuito a Luigi XI di Francia. Parliamo ancora a Filippo il Macedone. Che cazzo è Filippo il Macedone? È quello che faceva Macedonia. Ai tempi dei Romani tale strategia era un mezzo d'operazione. Ma quindi allora... no, l'originale viene da Luigi XIV, cioè, e poi ripreso... la definizione. Però i Romani lo facevano, però non lo dicevano mai. No, perché era una tecnica. Si dice, ma non si fa mai. No, non dicevano mai. Fai quella cosa. Fai quella cosa. Esatto. Quella che suddividi per governare. Pipino il Breve. Filippo era il padre di Alessandro. Pippo Franco. Mi dici che facciamo? Ho un caldo tremendo. Abbiamo l'aria. È sempre caldo adesso. Allora. Abbiamo fatto quella lì della divisione geometrica. Ti ho detto di no. Perché no, ti devo dare le motivazioni. Però è andato finito. Hai visto? Quindi perché quale dice? Perché? Falle girare in modo che non si veda. Quindi di spalle. Allora avrei sbagliato. Non ce la fa vedere. Si pone dalla. No, ma adesso ci sarà la scena successiva. No. Aspetta. La scena è prima che ci fa vedere. Ci dà il motivo. Adesso gli abbiamo dato la strategia. E adesso infatti vediamo la scena. No, già è stata fatta, siamo già all'argomento dopo. Non ti ricordi neanche più come è strutturato? No, lui si è girato. No, è uguale a prima. No. È la stessa identica posizione. Ti senti meglio, prima. Sì, a dire il vero, dai. Ma molto di moda. Ho visto un sacco di documentari come Co-Respiracy, Forks Over Knives. Ma parlando di... e tutti concordano in dire che mangiare carne fa male all'ambiente. Le proteine delle piante sono molto meglio.
Ma quindi lei ha detto che è vegetariana? Beh, sì, sei una persona che ci tiene alla salute, allora. A dire il vero, mi piacciono davvero gli animali e quindi non posso mangiarli. Gli potremmo dare uno squalo da portare in giro col passeggino? Hai degli animali? Ha un cane? Ha uno squalo? Lei ha risposto ok. E tu? No, un pesce. Ce l'ho mezza le gambe. Becca questo pesce, becca questo squaletto. Sono molto belli, lei ha risposto. Scopri cose logistiche, vivono insieme, lavorano il giorno dopo. Parla dei suoi hobby. No, logistiche, lui definisce logistico, nel senso impara dei dettagli della sua vita quotidiana. Se te lo devo tradurre. Ma lo so che tu hai scoprito. Vivono insieme, chiedono... Loro due, esatto, lavorano il giorno. Raccontami quando sei andato a fare il safari in Africa. Parla dai suoi hobbies. Allora, il safari in Africa lo escluderei, no, a priori, esatto, perché è animalista. Sfruttamento. Se lo vuoi fare, diventa. No, è impossibile. Rischia di non essere un danno. Sì. Parla dei suoi hobbies. O vivono insieme? Se no, io chiederei no. È che chiediamo informazioni oppure che potrebbe ricambiare riconvolgerla. Perché lei dice, ma viviamo insieme. Questo, parliamo dei suoi hobby. Fai movimento? Oltre a leggere, sì. La lettura potrebbe rappresentare anche il movimento. Grandi battute, eh? Te ne dire sport, sì. Mi piace molto il trekking. No, a me piace il trekking. Zero cosa, zero. Non fa niente. Cammina però, si sposta camminando. Per raggiungere i posti. Vero, sì. Si può contare? Conta? No, si può contare, ha chiesto. Sì, lo so, ma... Giochi a pallavolo. Chi è che chiederebbe giochi a pallavolo? Sterminator ha detto, ma che sta dicendo? Ma ha rotto il cazzo, lui la sta incalzando, ma non può semplicemente... Forse sì, ti sei mai scritto in presa, forse sì. Lui è... Stai bene comunque, sei un bel pezzo di gnocca. Cosa? Ad un certo punto devi aiutare il tuo amico. Allora dobbiamo chiedere se lavoravano insieme in modo, le informazioni necessarie, capito? A chiacchierare è ok, ma prova anche a capire delle cose di lei. Ci serve perché forse lo possiamo aiutare come spalla. Abbiamo sbagliato. Perché dobbiamo chiudere l'affare, ricordati. L'affare? Sì, guarda, si sono rigirate, Sì. Ma a te piace la dinamica? Parla, stai sul pezzo. Allora, aspetta. Non ho capito niente. A te piace la dinamica? Lei si è girata, ha visto che loro due stanno chiacchierando, ha detto, però vedi, vanno d'accordo, sei contento? Chi? Lei si è girata? Lei si è girata a guardare l'amico con la bionda. Ha detto, però vanno d'accordo. E poi gli ha fatto. Esatto, stasera si scopa. Ma a te piace la dinamica con lei seduta e lui in piedi? Cioè, a te non piace avere sempre stessa altezza nel dialogo? No, assolutamente. No. Anzi, probabilmente per lei anche... Cioè, non ti siederesti? Se però non c'è da sedersi, che cazzo faccio? Mi siedo per terra? Certo, c'è da sedersi. No, non c'è da sedersi. Come no? È pieno di divani. Torna indietro? Non posso tornare indietro. Non muovi la telecamera, vediamo la telecamera. Ma però perché la dovresti portare via e dire vieni a sedere sul divano? No, infatti io... Vabbè, non capisci. Offriti di fare una foto e fai in modo che lui la tocchi. Cioè? Offriti di fare una foto a loro due in modo che lui, il tuo amico, tocca la bionda. Ah, ok. Di all'amica, la tua ragazza. Faccio fatica a seguire. È lei. È la Mora. Come stanno bene insieme, incoraggia la connessione. No, ma allora. No, perché dai un supporto. Se l'amica accetta la relazione, vale più. Beh, però perdonami. Sapete che sono un pastore, dovrei sposarvi immediatamente e fingi una celebrazione. Guarda che è importante questa. La facciamo vedere. Bene, il mio lavoro è fatto, ragazzi, divertite, lasciate il gruppo, andrei sul pastore. Vai di pastore, vai. Magari di è Seven Heaven. Sì, hai ragione, stanno bene insieme, leggi. Vicky, Greg, venite un secondo. Ragazzi, state davvero bene insieme. Sapete cosa? Sono un pastore autorizzato e posso sposarvi. Tieni, amico. È un anello per situazioni di emergenza. Guarda la faccia di lei com'è. Con questo anello non c'ha faccia lei. Prendi Greg. Scusate ragazzi, non voglio farlo. Marito, avere un vuoto non è divertente. Non è divertente. No, va bene, bevi dello champagne e facciamolo. Scusate, non voglio. Aspetta, sei già sposata? No, non lo sono. Credo sia già sposata. No, non lo sono. Sì, sei sposata. No, non lo farò. Sei sposata o cosa? No, sei lesbica. Cosa? Lesbica! Idioti, se n'è andata. Siete due stronzi. Sei sposata? Abbiamo beccato un grande rosso. Questo mi è piaciuto. Mamma mia, che imbarazzo tremendo. Comunque è un genio, eh. Hai visto i capelli, lo spoiler che c'hai in testa? Abbastanza divertente, ma... E tu non leggi più, non stai attento. Hai ragione, cazzo. Allora, che faresti? Io ho questa qua della Non stanno bene insieme, assolutamente sì. Ma lei ogni volta primo cosa appuntamento guarda? Leggi! Guarda lei cosa guarda! Non gioco più perché a lui piacciono le ragazze alte ed è difficile trovare qualcuna così alta. Ma perché dici questa roba? È una ragazza molto bravo. È un ragazzo molto... Com'è lei? È una brava ragazza? Lei è fantastica. Sì? Credo il tuo amico sia fortunato. Ma chi? Non si sa lei che guarda. Mi dà fastidio! Guarda lei ogni volta che si gira che non si sa che guarda. Comunque tu non leggi, io non capisco che cosa succede. Vediamo cosa succede, non ha detto nient'altro. Il tuo amico è molto felice, vediamo cosa succede.
Dopo l'interazione parleranno di c'è lui il rapportamento, e cioè, vuoi che la ragazza con cui stai parlando dica chiaro, delle belle cose del tuo amico. Questo è chiaro, Alessio. Quindi sarebbe buona scelta. Allora, lascia scegliere al tuo amico cosa fare dopo. Suggerisci di andare da un'altra amica, convinci la tua ragazza e usa lei per convincere l'amica. Spiegamelo. Suggerisci di andare da un'altra tipa e devi convincere la tua tipa a convincere lei. Cioè ti deve fare da spalla? Cioè tu provi, ci provi con un'altra? No! Tu dici andiamo da qualcun altro. No, da un'altra amica. Andiamo da un'altra persona. Convinci la tua ragazza. La tua ragazza a convincere la bionda a venire con te. Dov'è la parte complessa? Vabbè, mi stai prendendo per il culo? No, allora, io ti dico, tu sei la ragazza mora. Sì. E questo è la bionda. Ok. Ok? E io ti faccio. Oi, c'ho un'amica che sta a... c'ho un ristorante. Convinci la tua amica... andiamo tutti insieme a quel ristorante. Non è difficile. Cos'è che non capisci? Perché non è questo, non ha senso. Direbbe suggerirgli di andare in un posto, non un'altra amica. No, allora, ha introdotto la variabile ristorante, allora, che gli dà senso, ma non è quello. Certo, perché allora. No, perché aspetta, ascolta. No. Oh, c'ho un'amica che ha un ristorante qui dietro. Non c'è un ristorante, andiamo. Devi tirare via il ristorante. Non c'è nessun ristorante. Ok, ho un'amica che sta fuori che ci aspetta al locale. Ti va di andare da lei, andiamo a farci due chiacchiere perché è simpaticissima. Convinci anche lei a venire con te. Dov'è che non riesci a capirla? No, perché per me... Allora, sentiamo la versione di Alessio, esatto. Vai. Sentiamo secondo lei te. Lei è irrilevante. Ok, sentiamo. Devo portare via l'amica, quindi lasciarli soli. E io ti chiedo, guarda, c'è una che mi piace, puoi venirmi a fare da spalla e convinci la tua ragazza che sei tu e la uso per convincere l'amica che ho appena citato. Cioè, la prima amica e l'ultima amica sono solo quella là. È impossibile. Perché dice, suggerisci di andare da un'altra amica. Intanto dopo suggerisci di andare a una festa per scambisti, quindi ci sono dei luoghi, intanto. E quindi lì non è un luogo, capisci? Scommettiamo? Facciamo, guarda, la provo per vedere. Vediamo. Monica, che pensi? Questo posto è un po' noioso, no? Sì, dovremmo andarcene. È tempo di after party. Credo sia una buona idea. Ok, chiamiamo Vicky e Greg, andiamocene. Ragazzi, andiamo a fare un after party, su che il cazzo! Non è un ristorante! Sì, bello, dai, andiamo! Ma chi c'ha aveva ragione? Non è un ristorante! Ma ti rendi conto che tu dici delle cose che non hanno senso? Ti rendi conto? Ma lo pensavi veramente? Sì! Cioè, è imbarazzante quella cosa! E ho anche vinto, cioè, ti rendi conto? Non scoprirò mai! Cioè, veramente, te proprio... Cioè, poi la tua idea era... Ci sto provando con una, gli ho fatto vedere mi piace e gli dico: mi fai da spalla per rimorchiare un'altra? No, perché io non ci devo provare con lei. Ma ci hai appena provato, hai fatto finta che ti piaceva? Anche perché non vorrà essere la voce fuori dal coro. Niente. Ma quindi abbiamo è finita. Molto bene. Molto bene, ho vinto. Non hai vinto. Sì. Ho vinto tutto. Ho esplorato il 44%, nel senso che dovremmo sbagliarne molte sì, per venderlo tutto, esatto. Perché lo scopo era quello di vincere, lo scopo era lui, tutti e due, sì. Ah, vedi che ne mancano due. Due, ti ho detto. Obiettivo, esci dal bar con la donna, abbiamo proprio stravinto. Allora, il prossimo, Alessio, l'ultima, la penultima, eh. Allora, Alessio, questo... per tua fortuna esiste Tinder. Il corso è la tua salvezza. Capitolo 9, ufficio. Succhia il cazzo bottiglia. Ascolta, no, è una piace, cosa... L'ufficio... Esatto, è una cosa pericolosa... Salutiamo Fausto Brizzi e... È una cosa pericolosa, lavoro. Ma ti senti attratto dalla tua collega. Sarai capace di oltrepassare quella linea sottile che divide il lavoro dalla sfera personale? Cioè, questa è la simulazione di reato, incriminazione Obiettivo. E il fatto non sussiste. Vedila dopo il lavoro da solo. Ok. Da sola. Da solo. Vedila dopo il lavoro senza, da sola. Senza colleghi è uguale. Da solo tu, da sola lei. Quindi dobbiamo solo. Vederla da soli. Dopo il lavoro. Eccola. Cioè lì. Quindi non dobbiamo trombare sulla scrivania. No, senza trombare. Guarda lui che... Beh, stanno vestiti tutti e due. Guarda, però sembra che digiti... Guarda lui. Ma dai! Cioè, per me è già... È già reato. Così è già reato per me. Dai, davvero? Dai, davvero giochi ancora a Candy Crush? E sei al 495esimo livello? Fantastico. Chi è quel ragazzo? Ha dei bei muscoli, ma va bene guardare gli uomini nudi al lavoro? Quindi facciamo delle battutine. Chi è quel ragazzo? Due battutine. Ha dei bei muscoli, ma va bene guardare gli uomini. Sì. Pensavo si chiamasse Adei. Sai che c'è un po' di tutto dentro. Lavori al report? Come provvede? Come procede? Bene, sei sexy. Se non lavorassimo insieme, ti avrei già scopata. Gliela vuoi dire? Vai subito. Vai, con quella faccia lì. No, peccato. Aspetta. Guarda, ma pure. Faccio anche un movimento con lo bocchino. Con la bocchetta. Se non fossimo a lavoro, ti farei. What'd you say?
Cosa? No, I wasn't saying anything. Beh, sei vigliacco. Dai, cioè. Oh, hang on. Hi. Vabbè, ma dai. Ma questa... Cioè, se devi fare quella merdata, vai. Ma la fintata, la telefonata o squillato? Certo che la fintata. Great. See you. Bye-bye. Il caldo. Big meeting coming up. Yeah, I'm sure. Rosso? Rosso? Sì, ma è tristissimo. Rosso. Exactly how you should. Però è stato brutto, però brutto. Comunque avevo paura che non fosse rosso dopo quel risvolto. Allora, che facciamo? Dai, lavoro gioca Candy Crush. Partiamo seri o partiamo divertenti? No, secondo me parliamo del lavoro, partiamo dal partiamo serio, tu sei sempre serio, quindi già rotto il cazzo. Ma no, devi sondare un attimino. Come provvede? Beh, insomma, amici saranno colleghi da 20 anni. Magari ha cominciato a lavorare ieri. Ma la scadenza è vicina, quindi ci devo lavorare su. Quando è la scadenza? È fra 2 giorni. Ok, ancora molto da fare? Ho fatto quasi tutte le ricerche, ma devo abbozzarle, sai? E scriverle meglio. O le abbozze, quindi si tratta solo di scriverle ora. Hai tutte le informazioni? Sì, ho tutte le informazioni già prese. Spero di farcela in tempo. Dai, che ce la fai. Sono sicuro di sì. In genere sei veloce, no? Conversazione interessante. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Finito. Sì. Mezzo, mezzo. Te, beh, ovvio. Vedi, lo scopo qui è portare le cose fuori. Come sei sempre noioso. Ma aspetta. Sei sempre noioso, aspetta. Come nella realtà. Aspetta, ma per me l'approccio. Basta parlare cose d'ufficio. Già detto, cioè, non si può vedere. Ci lavori insieme. Posso dire una cosa? Che ne pensi di questo nuovo tipo, Jeffrey? Vabbè, io non voglio giocare. Non, so non posso interrompere. Un bravo ragazzo. La mia amica l'ha frequentato. Davvero? Ho sentito che era uno stronzo. Wow, era un pettegolezzo fantastico. Fantastico, grazie. Il mondo è piccolo, vero? Sì. Ma sembra ok per quanto riguarda il lavoro. Non importa, è un gossip fantastico. Grazie. Nessun problema. Allora, lei mi fa super cagare. Non mi interessa, non mi piace più. Dai, chiedi cosa ha fatto nel weekend? No, perché se non interrompi non possiamo parlare. Ma non potevo interrompere? Perché per me, nella scena di prima, è importante, nel senso, io non conosco il loro rapporto, non so da quanto lavorino insieme, quanto siano di fianco. Cioè, comunque, parti da una battuta lavorativa. Infatti, quella conversazione lì, dove ha fallito, che ha passato 2 minuti a dire, ma il report... Invece per me, parti con una battuta, parti con una cosa lavorativa, perché ci lavori insieme, ma da intanto, sempre parti con una battuta. Ma questa è un'ipotesi che tu non puoi ipotizzare. Ma è di sicuro così. Ma non puoi ipotizzare. Non è un dato. Infatti, casualmente chi c'aveva ragione? Scusami, chi aveva ragione? Aspetta, tu puoi anche avere ragione, perché magari basta. Ragioni come chi ha fatto sta merdata. Basta. Ma rimane il fatto che per la mia mente analitica, quando mi poni un problema, o mi dai i dati, e l'hai risolto o male. Trovo i dati. Però l'hai risolto male il problema. Perché infatti non c'era il dato giallo. No, io l'avrei risolto bene. No, perché sì. Io avrei fatto una roba, una domandina, quella legittima. No, ma il problema però è questo, Alessio. Non è il problema che tu lo modifichi. Il problema hai 3 risposte da dare in questo contesto. Tu le avresti risolto male. No! Io l'avrei risolto bene. No, perché facevi una domandina. Ma non di puoi farla. E poi devi. Ma non puoi farla, perché come dire, abbiamo un'equazione. Tu dici, io aggiungo un Y in più per risolverlo. Non funziona così. Tu hai un'equazione, quell'equazione la risolvi. Punto. E invece così è importante sta cosa. Mi dici che gli devo rispondere. Chiedi cosa ha fatto nel weekend. Dille che non va bene, che hanno sospeso il pranzo gratis il venerdì. Parla della ragazza sexy con cui hai dormito la scorsa settimana per renderla golosa. Io parlerei di lavoro. Chiedile come va. Dai, hai rotto il cazzo, dai, fai come cosa vuoi fare. Il pranzo gratis? Che hanno sospeso il pranzo gratis il venerdì. Ma lo vedi che non ascolti? Chiedi cosa ha fatto nel weekend? Una vale l'altra, sono tutte normali chiacchiericce. Allora, eviterei renderla gelosa perché a lei non gliene frega. Vabbè, già ovviamente un cazzo. Quella. Basta, o una o l'altra, basta. Cosa ha fatto nel weekend? Dille che parla. Non lo so. Cosa fa? Cioè, per me sono identiche. Allora, perché no, allora. Questa è noiosa. Allora. Questa parliamo ancora di lavoro. Sì, e va bene. Questa però, invece la però, portiamo però fuori. Però tu devi capire una cosa, è molto importante. Cioè, il brutto è che qui tu non sai come lui agirà, ok? Perché qualsiasi cosa, se io ti dico questo mouse è nero, c'è modo di dirtelo e modo di dirtelo. Perché se lui parte dal pranzo gratis il venerdì e poi dopo parte con una filippica strana per cui il venerdì succedeva che con quei soldi faceva una festa e la festa la invitava, punto e chiuso, poteva tranquillamente farlo. Se invece si riduce, hanno chiuso il pranzo venerdì. Oppure hanno chiuso il pranzo venerdì gratis. È il mio bilancio, aspetta che ti faccio vedere il bilancio. Sono vabbè, sotto di $300. Ma questo... tu stai andando oltre. Ma infatti, e per me non ha senso. Chiedile che cazzo ha fatto nel weekend. È ovvio. What did you do at the weekend? Quello che faccio ogni weekend, vedi quante informazioni sono uscite. Ho bevuto un po', lo fai ogni weekend, più o meno.
Sono giovane. Yeah. Ho bisogno di divertirsi e sei sempre in orario al lavoro. Non è una bottiglia di vodka nel cassetto, vero? No, non ancora. Quello viene dopo. Hai capito. Vedi? Che cazzo ridi? Ragazzi, ho capito la tecnica di Alessio, è geniale. Lui continua con le filippiche di lavoro, esatto, per indurre lei a dargliela, se la smette, per corte. Becca testa figa, basta che rotto i coglioni. Basta che la smetti di rompermi i coglioni. Vedi, è bello chiedere casualmente cosa ha fatto, nessuno direi che è una domanda troppo intima, nessuno direbbe che è una domanda, è un argomento di conversazione molto comune. Ti dà opportunità di stabilire una connessione. Io calo, prorompente, con quella posizione. Bella quella lì, eh. O lui, dicevi Richard. Sì, sono prorompente, Richard. Oh, hey, il prossimo fine settimana abbiamo il ponte, eh? Che piani hai? Vado a Las Vegas a visitare degli amici. Oh sì? Forse mi sposo lì, non si sa mai. Scherzi. Beh, sai come funziona, certo, sì. E tu? Beh, un sacco di opzioni. Las Vegas. Devo scegliere, un po' di gente mi ha invitato a fare delle belle cose, quindi punto. Quindi punto. Quali sono le opzioni? Dal volare in alcuni posti a delle belle feste con... È agghiacciante questa roba, è proprio la classica risposta. Guarda lei, delle celebrità, feste a casa, sulle colline hollywoodiane. Ma ti racconto dopo. Ok, non so, devo scegliere. Interessantissima lei, bene. Scegli bene. Ma hai scelto qualcosa? Il risultato? No. Questo l'ha fatto lui. Ma cos'è? Sei un po' incupito. So che hai questo report da finire. Non può parlare di lavoro. Ma sembri troppo stressata. Vuoi che ti faccia un massaggio? Lo so, sono... Ma è bruttissimo quel pezzo. Col nuovo capo al dipartimento ci fa così tanta pressione. Non mi piace la direzione che l'azienda sta prendendo. Ok, sì, d'accordo. Con cosa? Non mi piace la direzione che l'azienda sta prendendo. Lei ha detto? Sì. Allora, mi stai dicendo che stiamo parlando di lavoro? Sì, lei sta parlando di lavoro. Perché? Perché lui gli ha fatto una domanda di lavoro e lei ha risposto... Perché prima non potevo fargli una domanda di lavoro? E adesso devi essere bravo a girare. E cosa fai nel weekend? Si è tradotto in... Vedo gente, belle feste, sulle colline li vediamo. Poi, ma... sì, in disaccordo... E cerca di convincerla che l'azienda sa, invece è una buona cosa. Quindi facciamo gli aziendalisti? Sì, chiedile se vuole far parte della cospirazione e defecare in ufficio la notte. Beh, questa però la spingiamo sicuro, eh. Chiedile di meditare, non è una vera azienda, sono un personaggio, siamo parte del videogioco. Allora, io voglio capire questa risposta. Cioè, no, spiegami questa risposta. È tutto, siamo in Matrix. No, ma perché la inserisce? Non lo so. No, è importante. Non ne ho la più pallida idea, non è una vera azienda, sei un personaggio, siamo in Matrix. No, non lo fai defecare in ufficio. Ascolta, non serve essere stressati. Hai provato a fare esercizi di meditazione e cose del genere? Prova con questo. Tu dovevi capire questa roba questa qua è dalla risposta di Matrix. Reale, immagina, pensa, non so, in una vera azienda, sei serio? Prova e dillo. Questa compagnia non è reale, sono un personaggio che finge di avere questo lavoro. Sono un personaggio che finge di fare questo lavoro. Vedi dove voglio andare, niente è importante, proverò a casa. Sono un personaggio, se non ti spiace, come nei film o nei videogame. Ci sono persone che ci guardano ora, non è reale. Non importa, faccio questo report, non importa. Così non ti stressi. Non sono delle vere lettere sul mio schermo. Puoi lasciarmi finire il report e poi fingerò che l'ufficio non esista. Finire il report che non è importante per la compagnia che non esiste. Perché sei un personaggio e non sei reale. Va bene. Vedi come funziona, è sconvolgente. Forse avrò perfino una promozione. Certo, una falsa promozione. Ma non finisce mai. Adesso capisci, ecco a te. È finita, spera, è rosso, vero? Sì, è rosso. Cioè, ma puoi farla così lunga? Ma a parte che veramente questa è una di quelle cose, scrivi una roba e ne fai un'altra. Cioè, capace che scriviamo la cospirazione di defecare in ufficio la notte, arriva Viper Vendetta con la maschera. Non si sa. Dai, ma falla defecare, comunque dobbiamo defecare. Sì, hai ragione. E ad essere sinceri è solo uno stronzo. Guarda la faccia che simula essere stronzi. Queste le riprese le fate adesso tutte sfocate. Una sera quando non ci sta nessuno, fare un casino nel suo ufficio. Fare pipì sul pavimento. Oppure la cacca. Quanti anni hai? Chiede lei. 35. Questa è una cosa da bambini. Una cosa da bambini. Hai mai sentito parlare di etica del lavoro? Sì, però lei veramente una pesantura. Lei proprio. Mi piace scaricarmi. È una perfetta combinazione. Hai mai provato il bagno? Per scaricarti, intendo. Ma non ti piace, vero? Mi sta venendo il vomito. Credo che stai andando un po' oltre. Non ti piace, pensavo ti rendesse felice. Io credo che i problemi si possano risolvere in altri modi, piuttosto che scaricarsi nell'ufficio delle persone.
In genere funziona per me. Va bene, penserò. Pensaci e vedi che succede. Ho notato un certo odore qui. Non l'ho fatto qui. No? Sei certo? Meglio che non lo fai. No, in genere indosso il mio pannolino. Pannolino. Beh, però è quella fatta ridere, eh. Quindi abbiamo vinto con la risata finale. Non, non mi sembra che... Però la battuta finale ci stava. Ti licenzieranno se ti scoprono. Allora, adesso mi chiedono... Ti ma licenziano se scoprono, ma che caghi, eh. Alessio può provare imbarazzo per un videogame? Sì, ed è molto più senso, secondo me, della paura per l'horror. Allora, devi scegliere, Alessio. Alien, io non riesco più a provare emozioni per Paolo. Non capisco come tu faccia, sono solo videogame. Alessio Durante Super Seduce, sono un uomo di... C'ha ragione, perché tu non bevi cazzo a me. Allora, siamo d'accordo? Allora, era semplicemente... tornando a 20 minuti fa. L'azienda sta prendendo una brutta direzione. Siamo sempre d'accordo? Con lei o con l'azienda? Allora, cosa diceva Ruina riguardo alle opinioni? Che è meglio essere in disaccordo per creare conversazione o ma essere d'accordo? Ma anche essere d'accordo. dipende dal contesto. In questo contesto, tu che hai internalizzato... Sarei d'accordo con lei. Saresti d'accordo, sì, con lei? Allora accordati. Perfetto. Concordo, non è giusto gestire così il dipartimento facendo tutta questa pressione alle persone. Non credo otterrai migliori risultati. Sì, hai ragione per quanto riguarda questa nuova gestione. Lo so, il vecchio capo era molto meglio. Molto meglio. E le sue camicie sono terribili, vero? Non capisce niente di moda. Quest'uomo non ha stile, questo è certo. E crede di essere così figo con quella macchina costosa. Ma è veramente noioso questo. Pensa, guarda, io vengo a giusto tutto e invece peggiora tutto. Io sono quella che fa i soldi e tu sei quello che lavora per me, ok? Madonna, che noia. Ah, no, vedi? È ok concordare, ma ricorda che se la pensi diversamente... Che io devo sapere che lui la pensava diversamente. Dovresti dirla e convincerla del contrario. Devi essere convincente, Alessio, avrai una migliore reazione. Ma se non la... se la ero d'accordo, ma che senso ha? No, io ti giuro, un giorno prendiamo la Ruina e gli spieghiamo questa semplice cosa della dinamica di questo basterebbe gioco. Basterebbe scriverle, infatti. Sì, sì, non ha senso. Allora, sta parlando del lavoro precedente, perché se n'è andata via dal posto X? Pensavo che poteva avere molto di più. Noi ti apprezziamo. Grazie, è bello sentirlo dire. Non lo dimenticare mai. Non lo farò, grazie. Vuoi sapere se è single? Alessio, che stai facendo? Sto guardando la spia. Perché guardi la spia? Non lo so, perché sto sudando. Allora, vogliamo sapere se è single. Facciamo domande sui suoi pani per le vacanze con chi va? Coi pani? Sì. Chiediamole se è single. Scusa, qual era la premessa? Dobbiamo sapere se è single. Potrebbe essere un buon indizio, eh? Dipende potrebbe se essere... ti interessa. Perché lo dobbiamo sapere, ma non è detto che ci interessi. Parla di i prezzi delle case se è in affitto e chiedi con chi vive. Fico la questo, prende lontano. Fico. Devi avere un uomo a casa, come mai no? Guarda le tue braccia, gambe e piedi. Questa, senso... questa che si... adesso questa è... No, deve essere... questa è da interpretare. Allora, dovresti avere un uomo a casa, poi presuppone nella risposta che lei risponderà no. Quindi lei dice come mai no, poi dopo lui si guarda. Che risposta è come mai no? Dovresti avere un uomo a casa? E tu rispondi come no, mai no? No, dovresti avere un uomo a casa. E che risposta lei è? Dice come no, mai no? No, devi avere un uomo a casa. Lei dice non ce l'ho. E lui fa come mai no? E mentre lo dice... Aspetta! Vabbè, però... Aspetta! È come quell'altra. Mi fai finire, mi fai sì, finire. Vabbè. Come mai no? E mentre dici come mai no, guardi il coso, le braccia... Le gambe, fai vedere che c'hai bello tornito, che sei l'uomo, sei potenzialmente suo uomo di casa, hai capito? Cioè lui si sta vendendo, si sta mettendo in bella mossa per diventare l'uomo di casa di lei, che nella domanda c'è il... Perché i piedi? Questo è, non è l'unico punto. Secondo che me invece poi ti dico io la vera risposta. Lui gli dice devi avere un uomo a casa e lei dice no e lui fa lo capisco perché c'hai i peli sulle braccia, i peli sulle gambe e non hai i piedi curati. L'ho capito per quello. Questa, ci hai preso al 100%. Guarda quanto cazzo sono, 100 volte più avanti di te. Cioè, praticamente c'è la domanda la è insulta. Devi sì. Di cattiveria, vai, fa subito. Scommettiamo che... Dille che secondo te è single perché si impegna molto ad apparire in ordine in ufficio, non ci interessa. Che è il contrario, no, invece dai, prova l'offesa. Vediamo, che tanto è proviamo l'offesa. Cioè, però l'hai presa al 100%. Vediamo un po', guarda. Quindi devi avere un uomo a casa, no. No? Stai scherzando? No.
Perché? Guardati. Ah no, però è un complimento in realtà. Però è così, è girato a complimento. Hai delle bellissime, lo smalto sulle dita sempre. Ah, quindi lui l'ha rigirata a complimento. Sì, sì, però cioè, è quello che dicevo. Cioè, quindi io. È ti curi pur avendo un uomo a casa. No, non avendo, non avendo un uomo a casa. Lui gli ha detto "Hai un uomo perché sei curatissima". Capito? Hai delle belle gambe. Vediamo i piedi. I tuoi piedi sono così dolci. Molto piccoli. Sei un fetichista dei piedi. Non finché non ti ho conosciuta. Che è una doppia negazione orribile. È un po' strano. E lo sto diventando. Dimmi che è mezzo cuore. Comunque è una sorpresa che tu sia single. Lui. Tra parentesi, c'è scritto che lui che dice. Guarda lei. Che schifo. Ma perché? Il silenzio in questa è rossa, è rossa. Non molto delicato. Ci sono così tanti modi per scoprire se è single o disponibile. Allora, quindi... Voglio quella cosa dell'affitto. A questa allora, fai domande complesso? Circa i suoi piani i per suoi le vacanze. Pani, infatti. Sì, sì. Questo direi. Dai, questo è un verde secco. Così un po' creepy. Hai qualche vacanza in programma? Oh sì, in effetti grandi piani. Surf in Portogallo. Vai lì col surf o fai surf una volta che sei lì? Mamma mia. Beh, veramente una brutta... Questa è veramente brutta, eh? Ti ho visto su YouTube con queste onde enormi, le più grandi al mondo, vero? Sì, record mondiale 30 metri. Mio Dio, è folle. Oh mio Dio, è folle. Quite amazing, no? Fantastico. Voglio batterlo. Ma chi? Chi è il record mondiale? Ok. Penso di poter fare di meglio. Con chi ci vai? Un gruppo di amici. Solo con amici? Sì, sì. Sono amici. Ragazzi, ragazzi, due ragazzi e un ragazzo. Non è un gruppo di ragazzi. Ma che tu, puoi entrare così nel dettaglio? Sì. Hai visto? Guarda, che bello! Guarda, che ti brutti! Ma perché? Dovrebbe fare? Che schifo. Non puoi chiedere se sei single, è troppo invadente, vedi, ricordatelo. Era chiaro. Quindi questo è un modo delicato per farlo, ben fatto, Alessio. In realtà lei voleva dire hiking sulle onde portoghesi. Dopo pranzo. La traduzione. Dopo pranzo. Madonna, lui è spatta, una persona spatta dopo pranzo. Guarda lei che a plomb arriva, lui tutto distrutto. Ma che schifo, che uomo schifoso. Sembra te quando finito di mangiare, Alessio, fa schifo. Guarda, guarda. Guardalo, guardalo, guarda, ti stai perdendo le fra, ti stai guardando le fa. Cosa mangi oggi? Indiano. Cibo indiano, sì. Oh beh, mi piace. In Inghilterra abbiamo un sacco di indiani. Sì, ho sentito. In Cina abbiamo un sacco di riso. Mi piace molto, che hai preso? Chicken curry. Chicken curry. Piccante o piccante? Mi piace piccante. Hai preso Dilup forse, quello buono e piccante. Sì, bravo. Sai, mi conosci. Che sta guardando lui? Bambini, vammi a preparare. Bambina, fammi a preparare un tè. Da niente. Un tè. Il report deve essere sulla mia scrivania alle 9. Il report forse? Sì. Scherzoso. Sono bloccato il report. Se tu andassi sotto la scrivania mi faresti un pompino. Parla come te! Parla come no, te! Attenzione! È comunque random. No, 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 no. Io non direi mai una roba del genere. Aspetta, dopo quando ascoltami. Sono in tanto adesso parti con un imbarazzo. Chiedile però. Che ne pensa del clima caldo e parla del clima in Inghilterra. Guardalo, guardalo! Ehi, questa dimmelo, è, non dimmelo, lo so, leggimelo. Non funziona. Se l'è fatta vicina. Sto cercando di farlo sembrare luminoso e fresco. Ma qualcosa non va, ma non mi fa cliccare. La presa larghissima. Pensi che tu possa aiutarmi? Beh, potrei dare un'occhiata, sì, sono sicuro che posso aiutare. Chiedo, il problema è questo, e solo non sono molto rilassato. Ho avuto tutta questa attenzione e le cose così forse. Potresti scendere sotto la scrivania e sai. Ho sentito bene? Sì, te lo metti in bocca e... Cosa cazzo hai appena detto? Solo per qualche minuto. Fai per davvero 3 o 4 minuti. Pensavo che eravamo amici, che cazzo. Voglio dire, è un favore amichevole. No, non è un favore amichevole. Posso fare lo stesso con te. Sicuramente non lo vorrei mai da te. E sai cosa farò? Vado a riportarti al direttore, amico. Ah, è tutto ok? No, non proprio. Cosa succede se dico che sono stata? Ti dirò cosa, è uno scherzo. È uno scherzo. No, 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 no. Fermati, stop. Credo sia meglio non continuare. Umore inglese, umore inglese. E pensavo fossi brava. Sì, va tutto bene. La cosa importante era... Stavo scherzando, sei disgustoso. E anche questo va bene con me. Fermati, fermati. Smetti di parlare, per favore. Non va bene. Beh, questo è un pensiero egoista, no? Ci dice Richard. C'è il problema che è un pensiero egoista. Se anche ti farebbe rilassare, aiuterebbe a pensare più chiaramente. Chiederlo a una collega non è rispettoso, Alessio. Però un collega sì. Non è rispettoso. Secondo me lo puoi chiedere a un collega, Le. Questo è molestia. Grazie al cazzo. Verrà punito gravemente nella vita presente e nella prossima. C'è anche un po' di calma. Un po' di mantra. Allora, che mettiamo?
Allora, eviterei il clima. Che stai dicendo? Oh, il clima no. Chi dice che il clima caldo e Che parla del clima in schifo. Inghilterra? Il report deve essere sulla scrivania. Però io non capisco il tono scherzoso di questa cosa qua. Spiegami, perché io evidentemente ho dei problemi di comprensione delle situazioni. Che robe facendo? Guarda che deve essere pronto il report, quindi stiamo perdendo troppo tempo a chiacchierare. E da Ah, lì. chiacchierare o perché sta mangiando? È per il pranzo, sì, perdiamo troppo tempo. E da lì ci parte lo scherzo che poi la portiamo Il fuori. grande scherzo. Scommettiamo? Il grande Vediamo. scherzo. Che scherzo è? Guarda, guarda, scommetti. Voglio il report sulle mie scrivanie alle 9 in punto. Sì, signore, sarà fatto. Visto? Fammi aggiustare questa cosa. Ecco a te. Sì, va bene? Sì, continua. Come prima. Ok, hai visto? Intanto l'abbiamo toccata e aumenta la fonte più uno. Ecco a te. Fatto, altro? Sono sempre aperte i tuoi consigli. No, continua. Sai che in italiano è femminile il Certo. font? Sai che il Visto? font è femminile in italiano? Sì, la La font. La fonte, fonte, la fonte, è la fonte, ingrandisci la fonte, ingrandisci il font. Noi diciamo il font, ma in No, la italiano. fonte è quella dell'acqua, Alessio, quella che sgorga. è femminile in italiano, lo sapevi? No, ingrandisci il font. No, è la fonte. Ma che la Il font è fonte? diventato adesso di uso comune, ma è scorretto in italiano. Lo usiamo Ma tutti. perché fonte? Il carattere, ingrandisci il La, fo la carattere. fonte, la fonte. Il Il set carattere, di la carattere è la fonte. fonte. Non so No, come dirtelo, la però. fonte è quella solamente dell'acqua. Infatti, gli ho detto: ingrandiscimi la fonte Ah, dell'acqua. beh, quindi adesso quindi utilizziamo Super Seducer come No, insegnamento all'italiano? Adesso è diventata non questa? arriverei a tanto, ma proprio Ah, per questo. No, proprio per questo mi sono accorto ok. Che è una di. stronzata, che è Di chiaramente sbagliato. no, voi. No, cioè, ragazzi, cercate online. Fonte è femminile in Ma italiano. la fonte dell'acqua, certo che è No, femminile. il font, come lo chiamiamo È noi, il è la carattere. fonte. Mi chiedevo se volessi cenare con me. Vuoi uscire con me alcuni amici dell'ufficio stasera? Mi chiedevo se volessi cenare con Vuoi me. venire a casa Vuoi e uscire prepararmi con la me cena? alcuni amici dell'ufficio stasera? Vuoi venire a casa a prepararmi la cena? Che Che ne ne pensi pensi delle delle storie storie tra. tra i colleghi? Così da niente, mi Sì. chiedevo se volessi cenare con me. Vuoi uscire con me alcuni amici? No, questo No, no, perché l'obiettivo il andrà. primo, vai. Ah, questa? No, per me è che ne pensi delle storie tra colleghi, ma seguirò te. Per me questa è sbagliata. Ehi, ascolta, giovedì ho 8 p.m. prenotato Thursday, I've got reservations for questo this posto italiano, Bistro Italian Caffè Ma Romantico. vabbè, però dai! Ok, ho sentito molto parlare di questo posto. Vuoi venire con me? Who else is coming? Oh, chi altro viene? There's me, Io e tu ho prenotato and it's a reservation for per due in two. I realtà. wanted to Volevo take. Ma perché lui ha portare più prenotato? persone. Ho detto, dammi il tuo tavolo più And he said, grande. E oh, lui, sorry, oh, we're going scusami, to avevo take solo un tables tavolo for per you. due. And then I was like, E ho oh, man, pensato, it's cosa not dovrei me. fare? Who Chi would I invite? invito? And then E I was allora? Qual era lo scopo Ho poi usato il dell'hotel? generatore casuale, cosa? E sei saltato fuori tu. Così, Ma complimenti. dai, Sono una ragazza dai! fortunata, voglio dire, potrebbe essere stato chiunque. Thomas, Dai! Mark e tutti quelli. Ma Sono tutti miei non amici, ti ascolta. togliere Ma sei uscito tu! dall'aria! Cosa ne pensi? What do you think? Are you Sei libera free? giovedì? No. Lasciami, lasciami. Vabbè, ma. Giovedì ore 8? No. No. Caffè You've got nothing romantico? Non there, è to say, right? niente. Sei libera, giusto? Occupata. Something's Qualcosa è appena saltato changed. fuori. You don't see Non lo vedi anything. sullo schermo, ma qualcosa ho un impegno, quindi non posso Dai, ma venire. non Non è. puoi venire, no. Maybe Va another bene, time. magari un'altra volta. Cioè, Magari no. ma un Inviterò degli normale. altri amici, Ma ma un normale probabilmente ti va no. di bere una cosa Tutti giovedì vogliono sera? venire, quindi non sarò solo, seduto e bere vino. Sarà una grande notte. Certo, goditela. Ma dai, ma ti rendi conto che è È un impossibile modo questa cosa? sbagliato per invitare una Te lo ragazza che credo invece ha che è un un modo appuntamento fuori dal sbagliato! lavoro? Te lo credo che è una roba Ascolta, sbagliata! hai bisogno di essere più delicato, Ma Alessio. ti rendi conto? Beh, però Ma ti va di andare infatti è a bere una cosa? sbagliato. Guarda, sei Vuoi vedere stressata quello per che il dico io, va lavoro! bene? Ma ci credo che un'altra delle Vediamo. opzioni sia quella corretta! Vediamo. Cosa gli caghi sulla scrivania? Cos'è che Cosa ne fai? pensi delle storie tra colleghi? Che ne pensi della frequentazione tra colleghi? Totally not. No, proprio No. no. No? Not into that at Proprio all. no. Like, no, we No, shouldn't come do no, it. non dovremmo farlo, ma è No, eccitante. I see what Non you mean. capisci a Like, cosa no, vuoi. it's No, capisco a cosa vuoi arrivare. No, è not proprio at no. all. 100%. Yeah, 100%. I agree Sì, with sono you. d'accordo con te Because, perché in like, if you're realtà quando working si with someone lavora who con needs to be qualcuno è necessario essere professional, yeah, there's a professionali. big E poi il world out mondo è there with grande là lots of people. fuori. Like, why do you have Un to take sacco di people from gente. Perché si work? deve uscire Do con you i think colleghi? about Pensi a qualcuno qui al lavoro? anyone from work? No, No, not per at all. niente. No, No, ma lei è una super that figa means di legno. Non si sa perché lui ci sta that continuando a this is. Ma provare. quindi che cosa è successo? Che non va Hey, bene sit neanche down questo, for a secondo me. thought. Però ho paura che sia un arancio. Dio cosa c'entra? Che non vuole. Dio cosa You don't need Che non to vuole explicitly Dio. Dio non ask. You vuole don't need to i explicitly rapporti ask. sul You can lavoro. always say it's a bad idea. È una cattiva idea, vedi? E allora per forza vuoi uscire con me alcuni amici d'ufficio stasera? Cioè, vuoi venire a casa a prepararmi la cena? Vai, vai, vai.
Ma non mi ricordo qual era lo scopo. Dovevamo trombare alla fine. Portarla fuori, uscire fuori dall'ufficio solo noi due. Fuori dall'ufficio nel senso. Beh, andare in un luogo solo noi due. Quindi la domanda vivi con gli amici non è proprio indirizzata a questo. Poi cosa fai? Uccidi gli amici? No, dice non, non inviti nessun altro. Mi piacerebbe, vedi intanto, grazie mille per l'invito. Di nulla. E poi non invita nessun altro. Esatto. Secondo me così è. Vedi? Ben fatto qui, perché il modo migliore di invitare una collega, se non sei sicuro, è organizzare un evento di gruppo. È il modo per creare un ponte tra persone che sono solo colleghi, persone che si frequentano. Ma se la premessa è uscire con lei da sola? Pochi giorni dopo. Vabbè, però è completamente a cazzo di cane. Guarda, tanto lei ha cambiato, si è già scoperta. Fai sport in questo momento? Sì, in realtà ho iniziato a fare crossfit. Oh, fai crossfit? Sì. Si vede che fai crossfit e le tue gambe sono così belle. Crossfit è per sfigati che non hanno nulla da offrire al mondo. Non mi piace molto la palestra, preferisco sport come il tennis, camminare o andare in bici. Si vede, mi piacerebbe spalmarti di olio se non fossimo colleghi. Volevo iniziare a fare crossfit, ma non ho trovato nulla in giro. Dove lo fai? Io andrei su dove lo fai. Vediamo dove lo fai. O vuoi provare con l'olio? No, no, perché non è, secondo me non è rosso ormai. Sì, volevo provare. Avevo prenotato una lezione, ma fu cancellata. Dove vai? Proprio dietro l'angolo. È come un paio di solati qui. Sì, è molto bene. Ti trovi bene? Sì, è fantastico. Va bene, forse provo. Se non ti dispiace che vengo nella stessa... No, per niente, sei il benvenuto. Va bene, hai visto, come al solito. E quindi la tampiniamo dalla nostra. Ancora è grandioso perché è una conversazione innocua che può portare a qualcosa fuori dal lavoro. Quello andavo sul sicuro. Fare qualcosa fuori di lì? Allora, attenzione, parla di quello che fate fuori dall'ufficio per divertirvi. Parla della festa che hanno organizzato in azienda. Non ne ho la più pallida idea. Assolutamente fuori ufficio per divertirci. Karen, volevo sapere. Sì, ma lui adesso fa le feste a Hollywood. Sai, hai detto che fare crossfit, che altro fai? Esci a bere con gli amici il fine settimana? Ma ci sono altre cose che ami fare? Niente di troppo emozionante, vado al cinema. Faccio le foto, mi piace la fotografia, la salsa. La salsa con le si balla, ho niente da fare, l'ho fatto. Pensavi lei fosse appassionata di sughi? Sì, magari sì, faccio la salsa, magari mi diverto a fare i sughi. Scusa, perché? Ma può essere un hobby, uno ti dice di cucina, no? A parte lui non ha chiesto quali sono i tuoi hobby. Ma non la salsa? Vabbè. Non avrei mai detto che la buona sapesse sa ballare, ha detto. Cosa sì, ha detto? Sì, sì. Il ragazzo che faceva lezione era abbastanza effeminato da essere onesto. Ad essere onesto. Non so il tuo allenatore, ma... E cosa fai nel tuo tempo libero? L'iglesia sul sessimo. Beh, mi piace giocare squash, ti ho detto che mi piace. Fare fotografia, a volte danza, un po' di palestra, faccio hiking. Ma l'arrampicata, eccola lì! Un po' di trekking, yoga, non alpinismo. No, sai, aggrappandosi con una mano. Queste pareti artificiali, roba del genere, sì, molto cool. Interessante, quindi per quanto tempo hai fatto questo? L'ho fatto 8-9 volte o qualcosa del genere? Perché ti interessano? Ho sempre voluto provare, voglio dire, ho letto tanto e qui invece lo fanno, ma non ho mai avuto il coraggio di farlo. Vabbè, non è troppo spaventoso. Hai sempre qualcuno a supportarti, sì. Quindi non puoi cadere sulla schiena e romperti. Non lo so. Qualunque sia la schiena, solo se vogliono farti cadere, magari tagliando una corda o qualcosa del genere. No, sto scherzando, è molto sicuro. Ed è davvero buono. In quale palestra vai? Ce ne sono di diverse. Se vai sempre alla stessa è noioso. È incredibile, ma che ho sempre cambiato. Ma ce n'è una buona per principianti, ti darò il nome. Ti manderò i dettagli. Dammi il numero di telefono, vediamo. O la prossima volta che vado ti invito. E lei ha detto sarebbe fantastico. Visto? Comunque Alessio non so come dirtelo, devi rendere partecipe dei commenti anche Pierre. Sì, stai sì. Leggendo leggi solo te, non dici i niente. I messaggi della tua amante. No, dai, sto facendo. Ma quali dai. Sono i messaggi della mia amante? No, dicono, invece di leggere i commenti, stai leggendo forse i messaggi della tua amante invece di quello che dice la gente in chat. Ma quindi c'è una mia amante fra la gente in chat? No, extra, dicono che non stai leggendo la chat. No, sto giocando Alessio, e dai, stiamo aggiungendo le nuove, vedi, mi stai facendo perdere tutti i momenti in cui stanno toccandosi. Nizza, volevo prendere una Tesla, ti piace la Tesla? Sì, perché sei interessata all'ambiente? Mi piace, tra l'altro ci siamo persi la lezione che lei ascolta, lei ha scritto, lei ha detto, è nice, ma non c'è e lui l'ha tradotto in Nizza, ti giuro, chiedere di uscire. Chiede di fare cosa uno... Cosa si sono detti? Cioè, parlano da ore! Sì, come stanno parlando delle macchine. Chiedere di fare uno di e vostri rispettivi hobby insieme.
chiedere di andare da Shamrock di nuovo. Che cos'è Shamrock? E sono andati a bagno con tutti gli amici a giocare a freccette. Mi piacerebbe avere la tua opinione su una cosa importante. Credi si tratti di molestia sessuale? Smanettare col tuo pene? Ma perché? Chiedi... Ah no, poi ti rendi conto perché lui dice chiedi se sia molestia sessuale e intanto si tocca il cazzo. Dai, fai un hobby insieme. Glissa perché mi sta già rompendo le palle questa scena. Secondo me dovevamo andare da Shamrock insieme e tu hai sbagliato. Ma no, hanno detto questo interesse comune. Il sabato e la domenica. Lo scopo è uscire insieme da soli. Potremmo andare verso le 4. Dopo un caffè è una roba. Non ci sono molte persone, potrei andare entrambe le volte, vuoi andare? Grande notizia, sì, sono libera. Per me vanno bene entrambi, scegli tu? Va bene, diciamo domenica. Domenica va bene, sì. Solo dopo la chiesa. Stai scherzando, vai in chiesa? Ma perché gli dici stai scherzando? Certo. Tu? Oh beh, questo è un bene, sì, io vado. Guarda che la faccia. Ma ci vado molto. Domenica per l'arrampicata, sì. Grande. Ma perché devi fare la battuta sulla chiesa? Non lo so. Fantastico, hai creato un ponte di collegamento tra chiacchierare in ufficio e frequentarsi al di fuori di esso. Questo vestito è nuovo? Sì, sì, è bello. Un lavoro a tempo pieno. Come l'hai capito? Fa giustizia alla tua figura. Fa giustizia. Va bene, grazie. Mi piace. Eccolo qui, vai a parlare con Michelle delle risorse umane, dille che devi prenotare per le Maldive con me. Alessio, allora... Ah, non riesco a fare sei cose con o leggi la chat a tutti, detto, ma io non posso, sto giocando! Dammi da giocare. Devi leggere allora però quello no, che no, leggi tu. Dai Alessio, non fai il coglione, leggi la chat. Ma leggo la chat, e se la leggo dopo ti giri sei incazzato? Leggi la chat. Dai, non c'è niente, non c'è niente. Ma se tutti si lamentano che non stai dicendo nulla... Dicono che parlo troppo, infatti adesso parlo meno. Vale, non vi parlo più. Prendiamoci un giorno libero, andiamo a Vegas. Restiamo dopo il lavoro e facciamo un film porno. Prendiamoci. Qual è la premessa? Non c'è una premessa. Iniziata una nuova giornata di lavoro, non c'è una premessa. Vai a parlare con Michelle delle risorse umane. Dille che devi prenotare per le Maldive con me. Scusami, siamo rimasti. Che abbiamo... Questo è già post appuntamento a fare. Abbiamo già fatto hiking. Abbiamo fatto hiking insieme. Ma non sappiamo com'è andata. Vogliamo fare un film porno? Diciamo? Vediamo, dai. Senti, ho appena avuto un'idea migliore, guarda. Ah no, questa era ancora di decidere domenica in chiesa. Questo posto è un bell'ufficio. Mi piace, sì. E questa scrivania all'altezza della terra è perfetta. Ho un'idea, restiamo dopo il lavoro. Quando tutti è andato, anche questo strambo qui, quando tutti se ne vanno, restiamo e facciamo un piccolo film. C'è questo sito, lascia che ti mostri. Officeworks.com. Che cazzo hai che non va, no? Vabbè, però... Com'è che si chiama il sito che vorrei Officeworks.com. Sporco bastardo, ci ha detto Richard, eh? Ma che cosa... Officeworks? Si può evitare di farlo col mio computer, possibilmente, che è un computer aziendale? Ma nel senso che te lo controlla Eliana? Intendi quello per aziendale? È stato messo in vendita? Registralo, che Richard ti fa... Officeworks o Officework? Secondo me era Officeworks. Però Works è in vendita. Sarà pure Office Work. Sono entrambi in vendita. Allora, andiamo da Michelle che diciamo andiamo insieme alle Maldive o prendiamoci un giorno libero e andiamo a Vegas? Lei ci andava a Vegas, le piaceva, cosa facciamo? Vegas. No. Sì, andiamo insieme. Ma dalle quell'altra almeno suona di battuta, capisci? Sai cosa sarebbe cool? Se ci vendessimo libera giornata di domani, come o sto troppo male così e ce ne andassimo a Las Vegas. A vedere tutte le luci e il movimento. Guarda lei, invece di questo cazzo ufficio. Guarda il cazzo ufficio, è come il cazzo bottiglia. Sì, bello, già. Quindi vi capite perché parlate anche nello stesso modo. Questa è una grande idea. Stessi congiuntivi, stesse crasi delle parole. Se solo potessimo. Se solo potessimo, vedi? Lei lo voleva. Questo è mezzo, questo è mezzo perché non pieno, lei voleva. Una romantica e divertente. Lei voleva la grande. Funziona molto bene, specialmente nel noioso ambiente d'ufficio. Guarda un po', ho finito per la giornata, perché non chiudi pure tu? Si sa che cosa, questa è la cosa migliore. Sì, bene un'altra, si sa che ha detto. Sì, bene un'altra, una nuova cosa migliore, dimmi. Perché non andiamo a bere qualcosa? Questa è una grande idea, va bene, andiamo via di qui. Quindi adesso abbiamo finito, abbiamo vinto. Ho vinto perché tu sei stato veramente... Ma guarda che io non ho sbagliato niente. Sì. È che io hai non sbagliato riesco, la prima proprio. Non riesco a tollerare, non riesco a tollerare... E abbiamo vinto anche questa, ragazzi. Guarda con che velocità finiamo il gioco. Non riesco a tollerare... Questi dialoghi infiniti. Cioè, comunque, posso dire una cosa. Bellissimo, Super Seducer. Sicuramente crea delle situazioni incredibili, delle puntate memorabili. Abbiamo fatto. Ha un po' rotto il cazzo. Infatti, l'ultima puntata. Ce la facciamo, portarla a casa. Sai perché? Non lo vorrei fare quest'ultima scena. Perché sono veramente un po' stanchino oggi. È per quello che probabilmente devo avere il ciclo o robe del genere. Ma no,
la semplice idea che tu me la possa riproporre ancora un'altra volta. Sai che lo faremo. Perché mi dici dobbiamo finire super seduta. Allora, questo Alessio è stimolante per te. E ritardante per lei. Esatto. Stai bene. Allora, sei stato bravo a portarla fuori per un appuntamento, ma c'è ancora molto da fare. Riesci a sedurla stasera e a metterla sul piano fisico? Quindi siamo usciti, ci obiettivo, siamo piaciuti. Obiettivo, bacio. Ci siamo al piano fisico, solo un bacino? Cioè, al secondo appuntamento, scusa se non mi baci. È il primo appuntamento. No, sei stato bravo a portarla fuori per un appuntamento. Ah, è comunque il primo. Appuntamento. Non è... Ah, primo appuntamento, ok. C'è scritto, si chiamava il titolo. Abbastanza grande, non... leggevo dall'altra parte. Allora, questo io direi che siccome è il finale di Super Seducer e siccome tu... sei un grandissimo fan dei primi appuntamenti e non puoi negarlo. Perché ho avuto solo primi appuntamenti e mai finiti sul piano fisico. Esatto. Io direi che questa è dove tu metti in pratica tutto quello che ho imparato gli insegnamenti di Richard. È importante, Alessio. Richard, aiutami. È molto importante. Questo è il finale. Ecco, questo è il finale. Allora, guarda, già inizia importante. Scegli. Ah, addirittura c'è un multiscenario. L'ultimo, secondo me, è il più importante. Cioè il destino che ci ha portato. Però ricordati che sono gli insegnamenti di Richard, Alessio. No, motivali, fai come chi vuole, no, essere miliardario. Allora, c'è una cosa. È ovvio che Richard ci ha subliminalmente indotto a scegliere hiking per tutti i 36 capitoli. Aspetta. Ma può essere che io a fare hiking mi senta leggermente sovrappeso. Un pesce fuor d'acqua, diciamo, definiamolo così. Però devi rispettare i insegnamenti di Richard, quindi scegli comunque consapevole. Hiking, poi senza le scarpe, non si capisce che hiking è. Per lui hiking è tutte le passeggiate nel bosco. Ma però sono a pieni nudi, tra l'altro. Perché fanno un hiking, quello un po' very, very soft. Quindi lo potrei anche fare, questo qua, perché camminare nella natura comunque è una bella cosa. Te dici che lui ha preparato le quattro scene... No, e farà come l'altro, quella che scegli lui arriva subito il commento. Cioè lui mi dà una risposta, cioè questo... È come quello lì dell'amico. Ma lo ricordi quello dell'amico brutto, bello, della spalla? Che appena quello che tu sceglievi lui ti dava subito il commento. Ma diceva... scusa, ma la premessa è: sei al primo appuntamento ed è andata bene. Dopodiché io sposto, do un contesto a questo appuntamento e lui dice no, perché se facevi hiking non sarebbe mai successo. Esatto. No, ma... che non va bene come primo appuntamento. Ma se già lui mi ha detto che la premessa è che sta andando bene l'appuntamento. No, ti ha detto... Dobbiamo fare, devi fare il primo appuntamento. No, quindi tu devi scegliere che... dove vederti con la tipa per il primo appuntamento. Pensavo fossimo già a metà dell'appuntamento. No, perché hai detto hai fatto devi già scegliere bene. Dove vederti per l'appuntamento. Alessio, cioè motivacele, barra alle 20, va bene? Allora, barra alle 20. Barra alle 20 aperitivo è un classico, secondo alle me. Alle 20 aperitivo. Beh, dipende dove cazzo stai. Concetto di dove stai, col fuso orario sbagliato. Allora, dopo... Alle 20 aperitivo al bar. A me vai abbriagata alle 20 al bar. Non va a fare l'aperitivo. C'erano le 6? Ma che cazzo l'aperitivo fa alle 20? Sono in America, però c'erano molto presto. Fai quello che vuoi. Caffè 14? Caffè alle 14, purtroppo mi sa di appuntamento che non può sfociare. Alla fine l'obiettivo è un bacio. Ci può anche stare ed è abbastanza rassicurante il pomeriggio. Discoteca con amici? No, troppo caotica, una rottura del cazzo. Liking è il mistero, perché lui comunque... per lui liking è come... La ragione di vita. No, hai sbagliato! Se una ragazza è attiva e mostra interesse per lo sport, questo è fantastico. Ma il cappello... Ma in questo caso non è l'opzione giusta. Ma Alessio, perché? Non è l'opzione giusta. Ma perché? Ma ti rendi conto che non ha senso questa roba? Non va bene. E per me è sbagliato anche il bar alle 20. No, neanche il caffè è noioso. Noioso. E sai? Ci piace bere, vero? Vogliamo dell'alcol. Altrimenti come fai a provarci se sei sobrio? Però questo è importante. Ed è molto difficile continuare a chiacchierare in un caffè. Vedi? Sull'alcol però è importante. Idealmente vorremmo che fosse sera e ci fosse da bere. Questo per assicurarsi che l'appuntamento procede nel migliore dei modi. Quindi il bar è l'opzione migliore. Ho già fallito due volte. Eccolo lì. E vedi qua. Dai, ma è drammatico, cioè, non devi leggere. Vergogna piane. Non ho imparato niente. Interrogna, alle 20 si fa aperitivo. Aperitivo rinforzato. Esatto, cioè, ma però è vero, in America le 6 e le 7 hanno già cenato. Anche per me. Come dovresti sederti? Uno di fronte all'altro o uno di fianco all'altro? Allora, teoricamente, tanto ci guarderemo comunque negli occhi. Se voglio avere l'opportunità comunque di avere un contatto fisico, il nostro obiettivo è il contatto fisico, non può essere uno di fronte all'altro, a meno che il contatto non si traduca in un piedino. È per forza uno di fronte all'altro per me. Come take a seat over here. È per forza uno di fronte all'altro per me.
Ah, no, in questo modo è. Ah, hai ragione, bravo, bravo, hai ragione. Così tante persone si siedono uno di fronte all'altro, a volte la situazione si fa imbarazzante perché ti trovi i suoi occhi che ti fissano. Però vedi, è l'esatto opposto di quello No, perché ho detto che comunque se c'è bisogno ti puoi guardare negli occhi. hai detto te. E la Ma cosa c'è peggiore è gente che non puoi che. toccarla. Esatto, che è Vedi, quello che ho detto bravo, io. bravo, bravo. Vedi, Richard sta fluendo dentro di te. A dire il vero, molto. In palestra, come sempre, poi ho fatto dei lavori. Questa è la moglie, tra l'altro. Dei lavori in pelle. Ma è noioso, vero? La scorsa notte ho guardato un film. Ok, che Ok, che film? film? Io faccio lui. Sette con Brad Pitt. Seven. Ho guardato Sette con Brad Pitt. Sì, è abbastanza Ah, pauroso. mi è piaciuto molto, lo trovo molto intelligente, anche Uno molto strano film nuovo. per una ragazza. Non Non è è come come se fosse. se, No, o ero come la io. ricerca di Nemo, devi parlare però. Però è un film abbastanza duro, no? Sì, Sì, e lo è, mi piacciono i film duri perché mi fanno pensare al cazzo. Cose simili. Sì, abbastanza spesso. Ti fanno pensare ed è interessante. Ed è interessante. Ma non mi piacciono quelli dove c'è molto sangue, le persone muoiono, quella roba gore. Puoi guardarli, ti copri gli occhi? No, non mi guardare The Saw o cose del genere. E perché li trovo stupidi? Ma questo è molto intelligente. Dovresti saperlo se l'hai Sì, visto. molto, ti fa pensare molto. Come prenderlo e Come cose prenderlo? simili. Che cosa? Che significa come prenderlo? A dire il vero, sto cambiando casa ora. Ed è molto difficile e stancante, Alessio. Vuoi una mano con il Ci sono tutte queste trasloco? scatole da spostare, Vuoi una mano col trasloco? tutte le mie cose. Devi scatolare tutto, poi Vuoi il una mica in trasporto mano col è così trasloco? difficile. Dico. Non stai dicendo? Dicono che sia molto. Assolutamente, tu non Cioè, fai, tu, però tu non fai te, offriti di aiutare, sii empatico, l'usalo come motivo per controllarle i muscoli. qui c'è l'insegnamento di Richard. Credo che ti servano i muscoli. Fammi controllare i tuoi bicipiti. Fammi vedere cos'hai, fletti un po'. Fammi vedere la carne del braccio. Un po' molle, no? Vabbè, dai, comunque è battutona. Questo è chiaramente insegnamento, Richard. Non puoi Non negarlo, l'avrei mai eh? detto né fatto io. Vedi? Ma dici che ha funzionato? Sì, va alla grande. È un giallo pieno, è Stai un dicendo cuore che tu pieno. lavoravi come magazziniere, non stai parlando, non fai te Non mi stesso? interessa, devo sentire Richard, io lo sento, non leggo. Quindi ti piacerà leggere, se no non si capisce le scene. Allora, ride, sì, lo spero, sta parlando di facendo il magazziniere e basta. Vedi? Bene, non sei caduto nella trappola di offrire aiuto che diventi poi amico, capito, no? Perché poi rischi di diventare Resistere alla nemico. tentazione il più possibile, E quindi qui hai aiuto. girato l'ostacolo. È usato come modo per metterla sul fisico. Bravo, guarda Richard quanto ti stai insegnando. Che fai in genere nel tempo libero? Fai sport? Sì, certo che faccio sport, l'ho detto anche prima. Perché certo, è il mio hobby principale, andare in palestra. Oh, davvero, che è l'inglese di palestra, in palestra. Che fai in palestra? Faccio un sacco di cose diverse, a dire il vero. La cosa principale sono i pesi. Ok. E Chiaramente lei faccio non ha un'ora mai di stretching a mai settimana. tirato su un peso nella sua vita, cioè ha il braccio Molto do completamente doloroso, ma i tubico. risultati ti danno la carica. Ma Per la dove? flessibilità, sì, vuoi imparare a fare la spaccata, eh? Sì, è il mio obiettivo, oppure colpire le persone, forse. Faccio anche Pilates a volte. Quindi è interessante, un po' di yoga, un po' di hiking, non ce lo mettiamo? E invece tu fai sport? Eccolo lì, prepariamoci. Sì, ho fatto molto sport. Facevo boxing e squash. Anch'io faccio squash e ho fatto anche box. È vero, cerco sempre di fare attività fisica, al momento faccio solo palestra. Pesi, ma non voglio diventare enorme perché non prendo proteine e frullati. Bene, vado solo in palestra e faccio cose per la resistenza, a letto. Forza, per essere in forma. Bene. Bene, e cos'altro fai eccetto attività fisica? E cose fisiche a parte, mi Non si gioca piacerebbe più, hai visto? leggere? Leggo ogni giorno ed è molto interessante, Alessio. Cosa Oh legge? sì, cosa stai leggendo ora? Qual è stato il tuo ultimo libro? Ho appena finito Bulgakov's Master e Margarita. Ma non era la prima volta che l'ho letto. Che cazzo di libro è? Non lo so, poi L'hai l'ha letto letto anche di due nuovo? volte. Sì, mi piace molto. Uno dei tuoi preferiti? Sì, uno dei miei preferiti. Bene, letteratura classica, mai sentito. Non come Harry Potter e Da Vinci Code e The Girl with the Dragon Tattoo. O cose simili. Quindi piace anche a te leggere? Sì, Sì, Harry non solo romanzi. Potter. Ma se leggo i romanzi mi piacciono i classici. Mi piace leggere anche cose sulla psicologia e il business. A me non piace quella roba. Biografie e cose varie. Biografie sì. E È saggistica quella roba. interessante, mi piace la psicologia e le biografie delle persone famose. Interessante, sì, concordo. Bene, dimmi, fai qualcosa di creativo? Non finisce più, eh? È lunga Mi crea questa. tensione, come Non so, balli, danzi? prima della laurea, prima della discussione della tesi. Suoni il violino o cose del genere?
Sono terribile quando canto. Non sai cantare, no? E non mi piace. Volevo chiederti di cantare per me. Il maestro è Margherita di Bulgakov, ci dicono in chat, è famosissimo ed è bellissimo. Può essere interessante, forse. Forse un giorno, non so suonare nessuno strumento. Lei non sa suonare nulla. C'è qualcuno che non sa cos'è lo squash, comunque. Eh? Neanche lo xilofono? Ma cos'è sto squash? Il triangolo fa anche le cose. È incredibile, c'è gente che non sa cos'è lo squash. No, è impossibile. Te lo giuro! Scherzano. Vabbè. Fipingere. Sa fipingere. Chi? Sa fipingere. Cioè lei. Sa fingere? Fipingere. Ma perché c'è una camicia di franella alla cameriera? Grazie. Lì? Loro stanno vestiti tutti smanicati. Perché che... era il tecnico delle luci. Ah, vai, per forza. Cerca di approfondire e farle capire come la fa sentire. Io non so di che parlava. Il fipingere. Dille che può dipingere il tuo nudo. Dille che non capisci l'arte. Devi giustificare. Spiegale però. Allora. Questo è il sempre quell'accelerazione, non accelerazione, che con la ruina ci ha insegnato nei diversi capitoli, che dipende sempre come la interpreta, perché ti andrebbe di pigne sto pesce, esatto. Ti faccio di pigne allora, la cosa più lunga del mondo, il mio cazzo. Ma, beh, ce l'ha il rotolo dei 30 metri di carta, che c'è, esatto. Mi devi disegnare sto cazzo. Esatto, quindi, allora, potrebbe essere... Hai visto Titanic? Vuoi dipingermi come la cosa? E ne farebbe una grande battuta, la risolverebbe. Okay. Dille che non capisci l'arte, io non mi porrei, per quanto possa essere più o meno onesto, non voglio entrare però nel Richard cervello. Ti insegna che, non che lo... devi essere sincero. Sì, però io non lo so se è vero o non è vero che lui non capisce l'arte. Ma tu la capisci l'arte? Io sì. Cioè, capisco l'arte. Tu la capisci l'arte? Non significa, non è così. Allora. No, ti ho fatto una domanda, devi rispondere sì o no. Non puoi a certe domande. Vai, scusami, Alessio. Allora, è una domanda. No. Stai su un campo di militare di guerra con la pistola puntata alla tempia e ti dice accetto solo il sì o il no. Ok? La capisci l'arte? Non puoi rispondere. E saresti morto? E muori! Pensa, muori. Tanto sei coglione. No, perché... Saresti morto, pensa. Perché? Pensa perché devi sei. Definire, capire e devi definire allora, l'arte. Allora, io ti ripeto, sono... un islamico con la scimitarra, non mi interessa nulla e ti faccio una cazzo di domanda mentre hai la scimitarra alla gola e ti dico, mi puoi rispondere? Allora. Solo sì o no? E ti dico, capisci l'arte? Non voglio avere l'arroganza di rispondere sì, quindi è no. Ok, quindi ricordati, ricordati che Richard insegna l'onestà. Quindi dille che non capisci l'arte. L'altro è cerca di approfondire e falle capire come lo fa sentire. Allora, a lei piace dipingere, da quello che ho capito. È un'espressione del sé. Secondo me indagare qualcosa che è comunicazione può portare ad una connessione di un altro livello. Okay. Quindi io andrei per là, non leggendo la chat. Per me è sbagliata, vai. Per te è sbagliata. Perché non impari... Dipingere è davvero interessante. Sì, ma dimmi, cosa ti dà, come ti senti? Questo è una connessione di secondo livello. In primo luogo ti aiuta a capire quello che hai dentro, vedi? E poi ti aiuta a esprimere le tue emozioni. Ed è davvero interessante. Un saluto al mondo islamico. Quindi non è come visto che non dipingo. Sei seduta qui, per esempio, e disegni il bar e cerchi di copiarlo. Vabbè, però lui non può svenire. È una cosa che dipende da come ti senti dentro. Ah, non forse ci arrivato. È chi sei. Sì, sì. Perché mi piace creare qualcosa che potrebbe anche non esistere nel mondo reale. Vedi? Quindi è in pratica la mia immaginazione che esplode, fiorisce, ma a volte mi piace dipingere quello che esiste, quindi un po' di sano realismo, se è un bel paesaggio per esempio, o qualcosa che mi piaccia davvero. Quindi non è una cosa, è una cosa che serve a qualcosa. È tutto cosa? A livello emotivo. Ma per cosa? Te, sì, assolutamente. Bello, mi piacerebbe vedere i tuoi dipinti qualche volta, davvero sì. Ce n'è uno qua sulla figa. Mi piacerebbe mostrarti delle cose, ok? Hai vinto la grande qua, Meraviglioso! Esattamente fare, che quando qualcuno ha una passione devi caprine di più, farli parlare e farti raccontare i loro sentimenti, ed è sicuramente la strada giusta. Quindi presta ascolto, Alessio, vai, non restiamo seduti qui, ubriatica, graie mille, cheers. Ma dai, che hai visto come lui guardava, Richard, lo sguardo di intesa. Lei però non ha guardato. Adesso sta guardando. Sì, adesso sta guardando il cazzo. E invece viaggiare? Sì. Viaggi? Viaggiare. Sì. Sì. Cioè, dove vai? Che fai in genere? Città o viaggi avventurosi? Las Vegas. A dire il vero mi piacciono entrambi.
Quindi è una flessibile. Mi piacciono le città, sono stato in vari posti d'Europa con degli accenti e degli apostrofi a caso. Per esempio Praga, Berlino, Roma. Roma è fantastica. Ci piace. Bello, molto bello, sì. Sì, 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 certo. L'Europa è bellissima. E sono stata anche in posti esotici. Sono stata. È stato, è un maschio. Come il Libano, per esempio. Però c'è scritto stato. Sì, non è pericoloso. Non è pericoloso lì? Ero abbastanza teso. Continua. No, è lei? È abbastanza tesa? Però continuo a dire, è chiaramente transgender. È stato bello perché ho potuto vedere cose diverse, sai, culture diverse, eccetera. Ma Roma è molto turistica, no? Mi piace come lui segue, ha cancellato tutto. Il Libano non è molto turistico. Libano. Sembra ritardato, è molto turistico, non è molto turistico. Puoi vederci l'opposto, ti piace vedere diversi tipi di cose, non sempre le stesse cose, se ti piace lo stesso hotel, le lingue diverse, posti in cui, perché gli inglesi sono diversi. Ma che sta dicendo? Alcuni vanno ogni anno in Spagna, ma per che cos'è? Non lo so! Nello stesso posto, davvero, parlano solo inglese. Non conoscono lo spagnolo ed è abbastanza noioso. Ma dove? E altri. Ma te altri invece scelgono posti super esotici dove non ci sono turisti. Io sono più vicino ai secondi, non mi piacciono i turisti. Oh, davvero, sì. Se vado in posti dove ci sono gli inglesi, mi sento fuori luogo. Ma sei diventato anche Malgioglio. Quindi non ti piacciono gli inglesi. Ho avuto una trasformazione. Quando viaggi? E sei circondato da persone del tuo posto, non senti di stare viaggiando? O sì, non senti di stare viaggiando. Sembri Malgioglio. Mi piace andare in giro e conoscere persone del luogo. Nei locali di Roma, è veramente a caso, cioè parole in libertà. Puoi andare nei posti americani e ci sono turisti ovunque. Leggendo i sottotitoli sembrano già il quarto bicchiere. O puoi andare al ristorante, puoi pensare, sono ceduto, devo essere lui al posto giusto. Lui ha la stessa attenzione che ha Alessio turisti, quando gli forse parli. Hai ragione, dovrei provarci. Io non ho capito niente, dimmi com'è, qual è? Dimmi com'è, qual è? Non so il posto più bello in cui sei stato o più interessante. Qualcosa che mi è piaciuto davvero? Recentemente sono cos'è stato a Cuba. Mansi? Mi è piaciuto davvero, davvero tanto. Cuba. Man sì, cos'era? Man no, sì. Poi tra parentesi quadra, che cosa vuol dire man? Uomo, è lui che parla. Man sì. Ma che cazzo? Ma che cosa è deficiente? Man sì. Non avevo capito. Non che stavo capendo che idiota. Dilli invece che non è un posto così bello, Cuba, non si capisce perché, però io dovrei cioè il problema è che io devo essere sempre sincero. Devi essere attento. Fai colpo su di lei col fatto che sei stato molto spesso nei Caraibi, che non sappiamo se è vero. Secondo te la premessa fai colpo su di lei presuppone una menzogna? No. Sei sicuro? Non darsi. Sì, però presuppone lui c'è stato, sti certo, cazzo, perché se poi lei fa una domanda è un casino. No, c'è stato secondo me. Falla parlare delle parti migliori del viaggio. Allora. C'è un insegnamento importante di esatto. Quindi sentiamo l'analisi. Bisogna frenare un attimino, ok? Parli tu, prima era l'espressione del sé. In questo caso invece è uno sproloquio di tutto, farla parlare troppo, comunque io devo imporre la mia personalità in qualche modo. Esatto. Quindi io a questo punto andrei di provocazione, cioè mi definirei identità come antagonista, anche se rischioso. Interessante. Cuba. Isn't it ma vabbè! Ma è pieno di froci! Dai! Ma dai! Ma pensavo avesse un argomento! Ma ho sentito che era sporca! E ha detto che era stata ai Caraibi! Non hanno hotel a 4 stelle! Dai! E però è come te, eh! Si vede proprio che sei te! No, eh. No, sono ma io non... povere. Dai, si vede proprio che sei sono te. Le persone povere, dai! Secondo me... sei proprio te, sei Alessio. Dai, cose cui siamo abituati. Ma, cioè, ha detto vado a fare le... Ma mi piace andare nei posti dove non trovo gli americani. Turisti, l'avventura è questo. Però non ci sono i 4 stelle, ci sono i poveracci da merda. La natura è fantastica. Ma c'è Fidel, il comunismo e tutte queste cose. Dai. Non ti metterai a fare politica là, vero? Mi ucciderebbero, no? Ma cosa sta dicendo? Posso skippare? Posso saltarlo? Veramente? No, vediamo fino alla fine. Mi sta dando fastidio. Cateno. Ma Alessio, ma è diventato giallo. Stavo scherzando, ovviamente. Incredibile, che bisogno hai di essere negativo, Alessio? Quindi è pure sbagliato. Invece tu ti piace viaggiare? Non lo faccio più tanto spesso. Quando ero più piccolo partivo per svariati mesi. Andavo in paesi diversi. Poi rientravo. Paesei perché è più bello. Per poi ripartire un paio di settimane dopo, ma adesso sono più calmo, probabilmente l'età e mi piace passare del tempo a casa, ma dire che quasi ogni mese mi piace cambiare aria. Passo un sacco di tempo a Barcellona, per esempio. Ho un appartamento carino, lì è vicino al mare, il panorama è bello, t'andrebbe da una scopa. C'è una PlayStation e televisione. È davvero, io non ho spinto nessun bottone. Oh, davvero? PlayStation hai detto? Giochi spesso?
Sì, più o meno, perché no? Oh, davvero? Perché ah, quindi fa pure lo stereotipo femminile anti-videogiochi, lei? Non credi? Ma perché parli come Malgioglio? So che... perché sto parlando, sto simulando lei. So che hai ragione, smetterò. Cosa? Immagino che non fai nulla che serva a perdere tempo. Convincila del fatto che è una cosa intelligente, ma cioè proprio per multiplayer, forza. Well, look, I kinda get what you mean. Capisco cosa intendi. Alcuni direbbero che è una cosa da immaturi. Ma è un po' diverso, mi sembra che tu stia semplificando oltre misura. Oggigiorno, bla bla bla, anche in questo programma televisivo House of Cards. Questa è l'argomentazione per rivalutare vedi, i videogiochi. Lui è il presidente perché... Maggiore. Ma cos'è sta stronzata? Il tuo cervello aiuta a memorizzare mappe e cose varie, aiuta il cervello, ma soprattutto per me è il modo in cui lavoro. M soprattutto per me. Mi serve di avere un po' di buone idee, sai, ogni tanto, quindi non sono seduto a fare le stesse cose ogni giorno. Devo essere creativo e pensare qualcosa di valido. E quando gioco non sono 100% concentrato su di esso, ma cioè, sono distaccato e in quei momenti mi vengono delle buone idee. Quindi non è proprio... Comprensibile comunque. Sì, 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 assurdo che sto lì seduto a giocare, sto creando. Come magari può succedere anche a te se sei sulla vasca e pensi che questa è una cosa buona. Inoltre, se gioco qualcosa dove l'audio non è così importante, come una gara, un gioco sportivo, allora ascolto degli audiolibri. E a dire il vero, qualche giorno fa ho studiato cinese, sono riuscito a stare seduto, ti prego, basta, guarda, leggilo guarda, tu! Ad ascoltare cinese solo perché stavo giocando, così facendo non mi sono annoiato a stare seduto ad ascoltare la lezione, e così si resiste a lungo. Mi ha davvero, ah davvero, forse sì, non è male. Ci sono dei giochi da ragazza che ti farò provare, ce n'è uno chiamato Fiore, in cui controlli, non so, i fiori che crescono volando, ah, Flower, è il gioco di coso, Genova Chen. Ok, forse devo provare. Benissimo, ma sai perché funziona, eh? È perché le donne trovano molto attraente quando un uomo si mostra intelligente. Tutte le donne vogliono un uomo più intelligente di loro. E riuscire a persuaderla del tuo punto di vista... Persuaderla, quindi puoi farlo ogni volta. Ogni volta che hai l'evidenza di essere più intelligente. Ti rendi conto delle argomentazioni che ha utilizzato? Se lei avesse un minimo di intelligenza, l'avrebbe preso per un cretino idiota. Infatti lui è più perché sostenere... hai piacere proibito, hai qualche piacere proibito, ti guardi qualche programma davvero idiota come reality o cose del genere, sei tu, Pierpa. Infatti lui è più intelligente. Beh, fammi pensare. Sicuramente non programmi in TV perché non guardo la TV. Mai? Ma mai, non mi piace, non ho nemmeno la TV. Mi piacciono i film. Ho la TV solo per i film, sì, la uso per i film. Cioè, non ce l'ha, però ce l'ha per i film. E devo dire che è un piacere proibito del passato. Era fumare, ma sono riuscito a smettere. Ma cos'hai chiesto? Un hobby? E lei come hobby fumava? No, è che sei un piacere proibito. Ah, piacere proibito. Sei sicura che non riprenderai? Se fissi qui la sigaretta e ti dessi dai fuma? No, grazie. Dicessi. No, ho smesso, quindi nulla più. Quindi vedi, non è... E lei è più intelligente di te. E nient'altro in pratica, niente piaceri proibiti. Tu? Le persone si sorprendono molto quando lo dico, non ho mai provato una sigaretta. Non ho mai fumato, nemmeno una. Ho fumato altro, ma mai una sigaretta. Okay. Strano, vero? In genere credo di essere abbastanza... Niente di troppo negativo. Non un alcolizzato, folle o dipendente da... Niente, bene, anche io non dovrei essere dipendente. Non male. Lascia che ti chieda una cosa. Un po'. È interessante per me, quindi perdonami. Comunque è degenerato completamente. Quali sono i tuoi vizi? Raccontami le tue marachelle. Ma chi scrive le marachelle? Come non credo di sapermi fidare delle persone. Che c'entra questo con i vizi? È una marachella, sai? Fidati di me. No, non lo so, certo che sì. A volte sembra poco amichevole. Che marachella è? Non so, questa è una cosa negativa che mi riguarda. Marachella. Inoltre sono ossessionato dalla puntualità. Lei è ossessionata dalla puntualità, è la sua marachella numero uno. Quindi a volte vado in panico se sono in ritardo. E mi arrabbio molto, con me stesso e con gli altri. Questo potrebbe essere un problema. Davvero, perché? Sei sempre in ritardo? No, non sono arrivato mai tipo 3 secondi prima. Arrivo sempre 3 secondi prima. Prima? Sempre prima, non dopo. No, prima. Faccio tardi se non importa. Ma se è importante, tipo aereo o treno, quando le persone mi stanno aspettando, non faccio tardi. Ma se non importa, se diciamo più o meno quell'ora, allora non sarei puntuale, no. E non arrivo in aeroporto ore prima.
Mio Dio, sarebbe un problema. Sì, potrebbe essere un problema, a dire il vero. Mi piace andare molto tempo prima. Non so che fare ora. Posso provare a venirti incontro. Ma che significa? Non lo so. Beh, se in futuro, vero, è il nostro primo appuntamento, ma se in futuro andiamo da qualche parte, puoi andare. 5 ore prima o fare come dici tu. Ma è una candid camera. Io ti raggiungo sull'aereo. Ok, divertente. Ma cioè... Che c'è? È arrivata la notifica della sala giochi su YouTube. Non so cosa voglia dire. Mi è arrivato un messaggio dalla regia, non sta parlando con noi. Allora, io non ho capito niente di quello che è stato detto. Se puoi, quindi che cos'è? Io parto dal presupposto che questa scena non sia mai accaduta. Sì. E posso sbadigliare e mettere le braccia intorno a lei. Direi banale. Metterle la mano sulla gamba, non ce n'è ragione. Leggerle il palmo, almeno prendiamo un contatto fisico. Controllarle il polso è comunque un contatto fisico, ma abbastanza drammatico. Non capisco senso. Perché glielo dovrei. Usa la chiromante e una routine per toccarle le orecchie. Dovresti sapere. Cioè, no, questo è uno di quelli che ci dovrebbe essere un pensiero. Allora, sceglierò la chiromante. Perché lui ha questi tre giochini. Però il problema è che non mi ha mai introdotto la chiromante. Però tutti vincenti. Però non mi ha mai introdotto la chiromante. Potresti scoprirne uno nuovo. Vai di chiromante. È partito un allarme. Credi negli oracoli? Agli oroscopi che predicono il futuro? Tu fai lei. Anche io credevo fossero stronzate, ma... Sì. Una volta sono stato al mare qui in Inghilterra e c'era questo segno che diceva: zingara, vieni qui e fatti predire il futuro. E sai che ho pensato, perché non ci provano a provarci? Quindi ci sono andato, sai cosa è successo? Appena entrato mi ha preso le mani così, le ho guardate e ho detto: ha tirato via anche lei le mani? Sì. Con te, mi serve qualcosa, si avvicina e mi tocca le orecchie. Mi guarda negli occhi e mi dice: sono sporche. Che dalla protuberanza dietro le orecchie si capisce qualcosa. Poteva raccontare la mia vita passata. Si capisce qualcosa. Vuoi saperlo anche tu? Ok. Quindi ha detto che io in passato ero un cavaliere, che ero coraggioso, mi ha raccontato dei dettagli, ma mi ha detto che io sono morto ricoperto di asfalto e piume, che non è di asfalto ma era piume catrame. Quando si ti mettono questo addosso, l'asfalto è diventato... Immaginavo, perché è rimasto lì seduto e sono arrivato a asfaltare così tutto. Ma la cosa più stupefacente ora... E da quando ero bambino io non capisco più niente. Odio l'odore dell'asfalto quando fanno le nuove strade, del catrame quando fanno le nuove strade. Sì, è abbastanza strano. Ah, quindi c'è questo segnale che forse c'aveva. Forse ci credo. Forse però. Non so, ma suona strano. Quando l'ho preso. Però vedi, la classica routine pua, lui stesso però lo dice. Di Baxter, e lavora fino a un certo punto. Ma ovvio, è una routine. Puoi preparare tutta questa roba che ti può servire quando esci vedi le ragazze, ma è meglio sviluppare le tue naturali. Vabbè, però così, però Richard... Cioè, stai denigrando tutto te stesso, cioè... Perché lui è un altro livello. Io ti faccio vedere la mia storia, ma tu devi creare la tua. Vabbè, però così non va bene, Richard. Così non va bene. È un po' un tradimento. Tu, abbiamo sbloccato l'obiettivo, tutte le mosse pua, perché gliele abbiamo fatte fare tutte, E quella di questa era la chiromante di Baxter. Però non va bene. Ogni tanto tu dimmelo quando siamo in giro, questo è il momento della chiromante di Baxter. Ecco qui, che cosa è successo? Salute. Volevo sapere, quando gli ho preso la mano, lei l'ha ritratta la mano? Sì. L'ha ritratta proprio? E poi si è fatto toccare l'orecchio? Sì. Senza senso. Quello non mi piace molto, non so cosa che non gli piace bere, ma a volte vado con i miei amici, quando mi costringono in pratica, non si sa bene a fare cose, forse in discoteca, sai ballare. Quando voglio di ballare sono brava, ma non succede tanto spesso. Ecco perché non vado. Ma dove? In discoteca, credo, ballare. Quindi se ti trovassi in un locale non ti lasceresti andare, non ti troverai a ballare al bar sul tavolo, no? Niente. No, niente di tutto ciò. Non sei una abbastanza controllata? Sì, molto. Sei single ora? Sì. E non vai nei bar a incontrare uomini? A dire il vero, non credo sia il posto migliore per conoscere qualcuno di decente. E come fai? Internet? Ma scusa, ma sei al primo appuntamento? Ma come internet cazzo non ci credo. Credo sì. Cos'è? Tipo una credenza. Internet non ci credo. Che è sta cosa che dicono di internet? Io non ci credo. E poi quando tempo incontrerai qualcuno? Dice cos'è? Aspetta, non ho capito cosa succede, ma deve essere tipo un fatalismo strano. Credere è fatto. Al momento non hai un amante segreto o mariti?
Marce è partito da prima, non gli puoi chiedere se è single. Qua l'amante segreto, i mariti, i ragazzi che non sono mai single, hanno sempre delle relazioni, escono da una relazione, iniziano un'altra, beh forse mi piace, non so bene. Credo sia meglio essere single che con qualcuno che non ti piace o cose del genere. Ma tu ci chiedi a sta cosa di internet? Non so, l'ho sentita però. Ma ci credi? Ma è gente strana. Io non ci credo molto. Uno ha bussato l'altro giorno, vuoi internet, lascia entrare internet in casa tua. Non ci credo molto pure io. La tua relazione più lunga? Forse un anno. Un anno? Una volta ho conosciuto una ragazza che mi ha risposto 2 settimane a questa domanda. Oh davvero, sei strano. Non credi? Ma sono stranamente, sbaglio, sono estremamente lunghe le scene. È cambiato molto. La mia relazione più lunga è stata la prima, 2 anni e mezzo. Che palle. Abbastanza lunga, a dire la verità. Da quanto sei single, Richard? No, lui a lei. Quasi 3 mesi. 3 mesi. Se posso chiedere, non devi rispondere se non vuoi. Ma perché vi siete lasciati? Che noia. A dire il vero ci siamo lasciati perché era inutile a letto. Porca puttana. Donna, che per fortuna che era una trattenuta. Non ho rigerato. Fai una battuta sul fatto che ti servono solo 3-5 minuti. Questa è la realtà. Esatto, quindi. Questa la potrei fare. Dille che questo mostra come non sia stata soddisfatta a lungo, mostrati empatica e stempera la tensione sessuale. Cioè, purtroppo sono incomprensibili. Questa comunque è sbagliata perché lei ha appena fatto una dichiarazione abbastanza chiara. No, probabilmente sul ridere. No. No, voglio uno che mi cavalchi come una valchiria, come una giumenca, perché lei ha detto a letto lui era inutile, ok? Lei vuole qualcuno che a letto sia utile. Se io gli dico, faccio la battutona che duro con me, non ti preoccupare, 3-5 minuti, sei quello inutile, vieni scartato immediatamente. Io la interpreto così. Perché cioè tu presupponi che lui era inutile perché o durava poco, troppo presto. Ma inutile a letto cosa vuol dire? Dimmi che cosa, aveva una temperatura non abbastanza... No, magari non le faceva mai dei piaceri, magari non si alzava, magari si metteva solo a dormire. Risposta, magari si metteva solo a dormire. E la tua risposta fai una battuta sul fatto che ti servono 3-5 minuti. Comunque è incoerente, qualsiasi sia il motivo per il quale ha letto quell'altro è inutile, non mi voglio proporre come la seconda inutilità. Quindi mi rimangono le altre due. Dille che questo mostra come non sia stata... Che cosa mostra questo? Che non sia stata... Che cos'è questo? Il fatto che lei questo abbia mostra lasciato... che non sia stata soddisfatta a lungo? Ma ho capito, ma non è tautologico? Non lo ha appena detto lei? Cioè perché lui no, dice... No, perché lei non ha detto che è stata... Non ha parlato mai di quanto sia stata soddisfatta, se per molto tempo o meno. Mostrati empatico e stempare la tensione sessuale, che significa tutto e niente. È un rischio questo, lo so, perché questa è una lessiata. Questa è una lessiata. Questo sei te. Questa è una lessiata. Bad, I guess, for you. Yeah, kind of. Che cosa? Che cosa sta facendo? Well, what about you then? Why are you single? Oh, well, I'm single. Cioè, è stata lei a interrompere. Cosa è successo? E lui è rimasto imbarazzato. Ma non era questo che doveva fare? Mostrati empatico e stempera la tensione sessuale. Ma questo è mostrati empatico! Perché se aveva fatto quella cosa? Non lo so, non lo so! Te l'ho detto, però era una lessiata. Io te l'ho detto. Ho capito, ma però è il brutto che non va neanche in rosso sta merda. No, questa va in giallo. Veramente sarà tristissima. Cos'è che stanno dicendo, però? Ci vuole del tempo per trovare una persona compatibile abbastanza da volerci passare tutto quel tempo insieme, da volerci condividere tutto, eccetera. Non so se stanno parlando di matrimonio, di due relazioni di lunga durata. Ci vuole un po' di tempo, non è facile. Fa alimentare questa cosa. E infatti in mezzo. Beh, un uomo deve essere un po' sessuale. Ok. Perché infatti è sbagliato? Allora, volevo fare una lessiata. Volevo fare una lessiata. Ma quella non è una lessiata. Comunque, come dice Yeye Brazor, dice: comunque questo gioco è molto profondo. Ti insegna delle tecniche all'inizio e ti convince che siano valide. E poi all'ultimo livello, l'ultimo boss, ti distrugge tutte le certezze. È veramente un percorso di formazione. È incredibile. Ho perso. Cioè, sei riuscito a perdere? Ho perso. Cioè, che schifo, Alessio. È veramente la storia della tua vita? Ho perso. È veramente la storia della tua vita, ti rendi? Ormai me la gioco tutta e dammi sto bacio. Cioè, che schifo, quindi fai proprio il deprimente. Ma è arrivato il taxi. Speri sulla pietà. Allora, questo era scontato. Che schifo, Alessio. Questo era scontato. Vabbè, niente, direi che finiamo Super Seducer. Come merita di essere finito da te? Ho saltato tutto, ma è successo perché qualcosa? Tutto? Perché ero convinto che fosse andata male. Perché... Cioè, non ci hai fatto vedere il finale? Sì, ma perché non ci hai fatto vedere il finale? Perché hai saltato? Perché era chiaramente sbagliato, cioè è arrivato il taxi. Le chiedo il bacio, lei dice di no, spingo il bottone. Ma magari ti fa un pompino e tu non lo sai. Ha detto, ma guarda, c'ho ancora 15 secondi.
Dai, rifacciamolo velocemente. Sono le 4:30. Riclichiamo, dai. Ma che vuoi vedere? No, voglio capire che cosa ho fatto di giusto. Non puoi mandarmi via senza sapere che cosa ho fatto di giusto. Alessio. No, devo saperlo. C'è la mia vita lì. In quel momento lì c'è la mia vita. Ma perché hai saltato allora? Non lo so, perché aveva detto di no. Dimmi cosa devo fare. Uno di fianco all'altro, l'avevo preso. Poi. Offriti di aiutare, sii empatico, usalo per controllarne i muscoli. Via di muscoli. Posso anche cambiare il passato. Attento, esatto, perché ne sbagliate un paio, Ne sbagliate almeno un paio. Cerca di approfondire, falle capire come la fa sentire. Dille che può dipingere il tuo nudo. No, quello là, sì. Questo qua. Comunque ne avevo beccato un botto, Marvelous, that's it. Comunque devo dire che sono molto migliorato rispetto a quando ho cominciato. No, non credo. Dille invece che è un posto così bello. Ah, quello è quello che hai sbagliato. Fai colpo su di lei. Questa è quella che avevi sbagliato di Cuba. No, non l'ho sbagliato. Cioè, perché? Perché volevo riaffermare la mia personalità. Ma lui ha riformato la sua stupidità. Fai colpo su di lei sul fatto che sei stato molto spesso lì a farla parlare delle parti migliori del viaggio. Ma basta, questo qua. Questo è sbagliato. È sbagliato perché non devi mentire. Ci sta anche Belize. È sbagliato perché stai le isole Cayman, grande Cayman, piccolo Cayman. Vedi? Giamaica, ovunque in Giamaica. Ovvio, è fantastico, le spiagge e il resto. Se ti piacciono le isole dovresti anche andare alle... Punto interrogativo. Fiji, davvero bello. Tahiti e l'Oceano Indiano. Si ferma, ma lui ha un limite! Sta facendo il giro di tutte le isole del mondo! Perché? Perché deve essere sempre così quando parte? Vedi? Hai sbagliato. Ma no! Detto prima che avevi sbagliato. Ma non può sbagliare. Io te l'ho detto prima. Perché tu conosci sta merda di gioco? Io ci spero sempre. Effettivamente dicevano tutti che potevi rivedere i filmati sbloccati dal menu, Dal menu principale puoi vedere i filmati sbloccati. Beh, volevo cambiare il passato, comunque sono riuscito a non cambiare. A sbagliarlo peggio. Niente, la devi far parlare, vedi? Una ragazza la devi far parlare, Alessio. Ma non era così all'inizio. Non era così. Come no? Quando è felice, no, che hai ragione, parlare. Smetterò. Cosa immagino che non fai nulla che serve a prendere tempo? Convincila. Vedi, abbiamo mancato di cosa parlavano. Sei un coglione, vedi? Ah, no, il videogioco, che è una cosa intelligente. Ah, sì, bravo, sì, hai ragione. Vai. Bravo. Brilliant. William, ti ha chiamato? Invece tu? Sbadiglia e metti le braccia intorno. Non è la chiromante, ricorda. Devi fare una tua routine pua, Alessio. Fai la tua routine pua. Però scusami, io però ho un problema, non riesco a cancellare il passato. La tua routine pua devi fare, Alessio. Hai sbagliato. Ti piace che c'è un voice over? Cioè no, la voce per me devi toccare la gamba ed hai sbagliato. No, I don't think so. I don't believe you, let me check. Mamma mia, sono la ruina. He's crazy. Oh, really? Yeah, like you're skydiving or in the boxing match or something. Well, maybe. Ho vinto. Check out mine. You heard the phrase cool as a cucumber. Let's check it out. Cos'è fresco come un cetriolo? Che frase è fresco? Ho vinto. Ho creato il mio percorso. Questa qua è la routine cetriolo, la chiami? Non, le devo dare un nome. Sì, come la chiami? Routine cetriolo. Il cetriolo di Alessio, perché di Baxter è di Piane. La routine cetriolo di Piane. Il cetriolo di Alessio. Di Piane, Piane. Di Piane, cetriolo di Piane. Ho quasi paura, è blu per forza. Sì, è troppo, stanno troppo lunga. Sono... Ho costruito il mio percorso. È una cosa che ho usato molto in passato, lui ti dice. Ti permette di giocare e di divertirti, Alessio. Quindi lui già la faceva questa cosa del... Ma vabbè, però io ci sono arrivato da solo. È come Luke, cioè che tu acquisisci poteri Jedi, però lui non te li ha insegnati direttamente, sì, perché stanno fiorendo dentro di te. Comunque qua... Fai una battuta sul fatto che ti servono solo 5 minuti. Dille che questo mostra come non sia stata soddisfatta a lunga. Allora, quel mostro... A me dispiace. Devo essere Alessio e creare il mio percorso o devo essere la ruina e utilizzare gli insegnamenti della ruina? Alessio che crea il suo percorso. Però ovviamente non deve essere un percorso sbagliato. Deve aver fatto tutti gli insegnamenti di Richard. Siamo sessuali, dai. Troppo volgare questo qua però. Perché io sarei stato sui 3-5 minuti a questo punto. Satisfied. Ma non è finita così! Vedi, hai sbagliato per l'ennesima volta. All
not promising anything. Definitely not tonight, because I've meetings tomorrow. Mi piace però questo non ti prometto niente. Guarda, l'ha girata bene. L'ha girata benissimo. Ma più che altro perché lei ha risposto perché... bene. No, ma perché lei ha risposto. Che cosa ha detto lei? Più o meno, con grande tranquillità. Quindi è lei che ci ha permesso di fare sta roba. Perché altrimenti era denuncia anche qui, eh. Mamma mia, la ruina. I'm definitely on dates because it's the che best è il modo migliore. Questo siamo entrati in un'altra. Questa non c'era, eh? Non c'era? Per vedere se qualcuno di loro può avere una relazione seria con te. Con te, con chi? Con lei? No, quello delle relazioni. L'abbiamo già fatto. Che cosa ti piace in un uomo? L'abbiamo già fatto. A dire è il vero, molte. Ma tra tutte, la più importante è che debba essere onesto e affidabile. E durare nel tempo. Ma non parlo di te. Yeah, and ovviamente also, mi piacerebbe qualcuno, like una persona responsabile yeah, mascolina, non sono io però, che possa, come Arnold, che sappia sparare e sia pieno di tatuaggi. Penso che Spassegger non abbia neanche tatuaggi. No, non nel fisico, non nel fisico, parlo della sua personalità, the inner self. Ti chiedono se sta cantando l'inno di Mamedi. Sì, un carattere definito, comunque dei paperdoni sono diventate. Noiosissimo sto qua. Poi non c'è neanche Mohammed che compare qua, Mahmoud, Mahmoud, Mahmoud. Hanno riso e non si sa perché. Sai che tipo di ragazze mi piacciono? Con 35. Non so, belle ragazze probabilmente. Mi piacciono le bionde con gli occhi marroni. Scherzo, no, l'aspetto esteriore... Conta all'inizio, mica poco, mica poco. Sarò sincero, ok? Hai detto che ti piacciono i ragazzi onesti e non iniziano immediatamente a dire bugie. L'aspetto fisico ovviamente è importante. L'aspetto fisico. E poi dopo viene l'intelligenza, curiosità. Ah, c'è sta l'intelligenza, e poi c'è star pesce, l'onestà, come hai detto tu. Lei se sta per piangere, lei si piace che siano diverse da me? In modo che possano dirmi cose diverse. Interessante, anche a me. Ma sai, hai ragione, è difficile trovare qualcuno. Sì, lo è, molto difficile. Chiedile che voto avrebbe a scuola di bacio. Vedi, hai sbloccato però, quindi non potrei mai sapere di là che avevi fatto. Buttati su di lei e sorprendilo con un bacio. Baciala sulla guancia, poi sull'altra e poi baciala. Perché dovrei baciarla? Sai che ora è? Che cos'è? Perché quella c'è la battuta, no? Dille che sembra un agnellino e falle il solletico, poi baciala. Solletico, non solletico. No, non posso rispondere a questa. Perché? Perché non, cioè, non sei abituato ad arrivare al bacio, al primo appuntamento? Perché la dovrei baciare sulla guancia? Cioè, che non abbiamo detto niente. Cioè, non ha... Questo è perché non segue in nessun modo come il flusso... Come no? Stavano discutendo e lei deve andare via, ha detto. È arrivata detto? L'ora e deve andare via. Ah, non l'avevo certo. letto. Dai, ma questo però è questo veramente è assalto. Perché mo è sbagliato? Perché volevo riportare alla condizione... No, non riporti alla condizione, è finito adesso. Hai finito adesso? Era l'ultima, questa è l'ultima? Beh, scusa, se mi si dà l'arancione non arriva il taxi? Sta andando via? E ti ha detto, sto andando via. Ma c'è il taxi? Non so come va via. Devi arrivare il taxi! Non gliel'ho chiesto come va via. Devi arrivare il taxi! Ok, you won't be offended to the dying day, right? No, I don't know. All right, chill, we'll have some wine and, you know... C'è molto gelo. E lei rimane? Ti sei salvato, rosso, eh? Rosso. Devi essere dolce quando si avvicina il momento del bacio. Però io vivrò anche con la curiosità di vedere lui che le dice che sembra un agnellino, le fa il solletico e poi dopo la bacia. Le fa il solletichino? Sembra un agnellino, ti faccio il solletichino. Lo vuoi vedere? No. Avresti guarda lui, come? No, non avrei scelto mai questo. Cosa avresti scelto? Avrei scelto quella là sotto. Che cosa, qual era? Che il bacio. Sai che ora è? Ma che cioè? Ma non fare anche quello che sa di che cosa perché sta parlando. Quella è quella giusta. Sta per diplomarti. E se dovessi prendere un voto da A a F, quale sarebbe il tuo? Sicuramente una O. Ehi, o una A, davvero? Orca miseria, grande Alessio! Not bad, not
Bravo Alessio! Gli ho appoggiato anche il B! Bravo Alessio, hai vinto, basta. Però non va bene. Ma scusa, ma l'obiettivo era prendere un bacio. Non va bene, vedi? Non va bene avere un bacio così, Alessio. Non va bene un bacio così, mi spiace Alessio. Hai perso perché non andava bene il bacio così. Mi spiace, quindi comunque anche... fatto molto bene, come si posso vedere quel... Non penso più vederlo, perché potevi vedere No, posso... Sì, sì. No, sono tutti sbloccati. Come vado? Cosa spingo? Menu principale? Ah, questi sono quelli... Cioè, ma se io ci clicco, cosa succede? Lo vedo e basta. Non lo puoi vedere, se clicchi non fa nulla. Hai finito? Abbiamo finito. Siamo anche nel paradiso di La Rua. Un po' di segreti? Ok. Sì, quella che dico sempre io che è la stessa ragazza e che ti ho rotto il culo. Sono amici dal 2012. È più bella quella lì, tra l'altro, eh. Quella è proprio bellissima. Ma che cosa, che informazioni sono? Beh, è bellissima. Ma no, speravo che dici... Che era sua moglie da 6 anni. Ah, capito, c'è una vera, c'è grande! Un secondo, c'è un finale, sì. Cazzo, ma ragazzi, ma qui siamo È più rigiocabile di The Witcher. Di qualsiasi cosa. Allora, è più sorprendente di God of War. Più rigiocabile di The Witcher. Ha più finali multipli di Detroit. Cioè, ragazzi, cioè, io... No, comunque veramente... è un gioco coi controcoglioni. Io non so che altro aggiungere. Ma quindi io non posso... Storia ad episodi, libro dei consigli. No, perché te le dovresti rigiocare tutte e prendere e fare tutti gli sbagli. Ma il libro dei consigli? Eh? Che cos'è il libro dei consigli? Ti fa vedere quelle che non hai fatto? No, c'era... Ti fa semplicemente vedere quello che hai fatto e quello che non hai fatto. Non le sì, però le posso anche selezionare. No, non le puoi selezionare. Ma com'è? Che clicchi non fa niente. Ti fa vedere la risposta, ma non è che fai qualcos'altro. Ti dice quello che... ma almeno mi leggo... Ah, quella finale, sì. Però hai fatto quella sbagliato, vai. E qual era? L'ultima, è l'ultima, Alessio. Come fa a essere l'ultima? Era alla fine, sei arrivato fino alla fine. No, ma ho finito in due modi vai diversi. Vai prima, è questa, è quella. No. Posso avere il bacio della buonanotte? Ah, però non puoi vedere, però non puoi vedere. Ma non puoi vedere la scena? Non puoi vedere la scena, però. Pensa te, hai perso per sempre quella scena lì, Ale. Pensa. Non lo saprò mai. E lei ti ha detto, non c'ho tempo per il bacio, ma va bene per un pochino. Non lo saprò mai. però è così, Alessio. Cioè, pensa a questa cosa incredibile. Allora, ragazzi, io, come dicono tutti quanti... Finisce un'epoca. Capolavoro, niente altro che finale di Your Name, si conferma assolutamente. Aspettiamo il 2, che tra l'altro è stato confermato a sorpresa stamattina, Richard. Hai visto, ha confermato che esce a settembre. Ah, ha confermato la data, perché il gioco era già stato confermato ampiamente. Sì, confermato che esce già a settembre. Quindi ce la giochiamo da... No, a settembre no. Troppo presto, sì, aspettiamo un po'. Fatemi vedere Game of the Year, confermo Metacritic 100. Alessio, rigiocatelo tutto su YouTube e platinalo. Allora ragazzi, abbiamo durato una, cioè sono le 4:30, sono senza parole, sono imbarazzato dall'orario. È durato 2 ore sta roba. Pure di più. No, perché siamo partiti molto tardi. Sì, ma pure di più. E che vogliamo aggiungere, qualcos'altro? Non c'è scritto qua quanto abbiamo fatto. Vediamo, vogliamo vedere qualcos'altro? Tra l'altro questo vuol dire che adesso non lo potremo mettere su Pierpa e Piane, sul canale nostro del salottino, perché già ci sta su YouTube. E come fai? Va a convincere Vincenzo a spegnerlo, vai. No, ma cosa c'entra? Lo scarico o lo ricarico? Cazzo, non prego. Puoi, perché è suo. Ma cosa è suo? Non puoi rimettere i video messi su altri canali. Ma sì, assolutamente sì. Ah, non sapevo. Allora mo vado a mettere, faccio un canale mio e ci metti i trailer di Guerre Stellari? Sì, se poi ti reclamano i diritti, semplicemente non lo monetizzi. Hai ragione, ho detto una cazzata. E va bene, allora ragazzi, niente, grazie di tutto, domani ci sarà, ricordo il cortocircuito. Ah no, devo ricordarvi una cosa importantissima. Oggi alle 19 c'è Stefano che giocherà a Fortnite con tutta la community di multiplayer. Quindi come al solito, chi è Stefano? Organizzatevi. Chi è Stefano? È un amico di Richard. Organizzatevi, perché in pratica giocherà con la community di multiplayer. Quindi organizzatevi per essere presenti, giocare con lui, perché sta selezionando quello che diventerà il team ufficiale di multiplayer per giocare in competitivo a Fortnite. Quindi assolutamente. Ma dove in competitivo? Dove?
A Fortnite? No, dove? Su internet, su quella cosa, lo so che non ci credi. Su quella cosa che si chiama internet. Dico, lo so che non ci credi a internet. Però è perché giocano su internet. Quindi c'è gente che fa dei riti per i quali gioca su internet. C'è gente che ci crede a internet. È satanismo questo, lo so, però ci giocano. È puro satanismo. No, però una cosa è... Stiamo noi... come multiplayer, creando una squadra ufficiale per gli eSport? Certo. O è una minchiata di sto Stefano che con tre scappati di casa vanno a giocare al bar, al bar dei giovani a Schifanoia a fare i LAN party? Qual è la cosa? Seconda. Chi ci paga? Sandrone Ballerino. Infatti, già la risposta è la seconda. Quindi andate al LAN party a giocare con... Com'è che si chiama? Fortnite. Con Fortnite. Sai quel gioco che ultimamente non si parla di altro? No, perché non esiste. Esatto. Grazie, ciao!